Allora, con qualche buonasera a tutti, buon pomeriggio, anzi, 15.01, con qualche minuto di ritardo, anzi con un solo minuto di ritardo, ma diciamo pur sempre in orario, vi do il benvenuto a questa sessione di formazione a distanza del dottore degli ingegneri della provincia di Napoli. Sono Gennaro Annunziata, sono uno dei consiglieri dell'ordine. Do il benvenuto ovviamente sia ai partecipanti, che sono già numerosi, oltre 240, sia ai relatori, che poi avrò modo in seguito di ringraziare per la loro adesione a questo evento. Sono passati circa 2 mesi dal primo evento, il 27 aprile, in formazione a distanza. Una scelta, quella della formazione a distanza, che è stata obbligata ovviamente dalla situazione contingente che si era venuta a creare, insomma, la pandemia da Covid-19. Però è anche stata una, come dire, per noi un'opportunità che abbiamo colto quasi subito, nel senso che siamo stati, credo, o il primo, uno dei primi ordini in Italia a fare questo tipo di eventi in formazione a distanza. È stata quindi un'opportunità che abbiamo colto innanzitutto per mantenere il contatto con i nostri iscritti. E paradossalmente, diciamo, ci è servito per mantenere il contatto non soltanto con i colleghi che vivono e lavorano su Napoli, ma anche con quelli, ce ne sono tanti, che non sono iscritti a Napoli, perché residenti a Napoli, ma per motivi di lavoro sono spesso lontani da Napoli e che spesso appunto sono tagliati fuori dalla possibilità di frequentare e di vivere gli eventi in presenza. Ma è stata anche un'altra opportunità, quella di realizzare degli eventi che ovviamente, sfruttando la modalità telematica, hanno consentito a relatori che per motivi di distanza o per motivi di tempo difficilmente avremmo avuto al tavolo dei relatori. E quello di stasera è un classico esempio, insomma, di quello che può dare come possibilità lo strumento informatico, lo strumento telematico. Lo dico con un minimo di enfasi, ovviamente, molto scherzosa, però credo che anche quello di stasera rappresenti, come quello del 27, una sorta di momento storico per il nostro ordine. Credo, anzi, sono certo che prima di adesso mai sia capitato che un evento del nostro ordine abbia avuto come relatori, partecipanti che sono connessi da quattro continenti. E non lo sto dicendo così per modo di dire, nel senso che all'attualità noi avremo relatori nell'evento di oggi collegati, oltre che ovviamente dall'Italia, dalla Francia, dalla Svizzera e dalla Norvegia, per restare in Europa. Poi andiamo in Asia con Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Poi ci spostiamo nel continente americano con Cuba, per finire, non ultimo, col continente africano in Nigeria. Ma di cosa parleremo questa sera? Questa sera il titolo dell'evento è Covid-19, effetti sul sistema umanitario da scenari ad orizzonte 2022. Parleremo quindi del sistema umanitario. Diciamo la verità, è un qualcosa di, per molti, me compreso, me per primo, qualcosa di sconosciuto. O meglio, abbiamo un'immagine, più delle volte un'immagine romantica legata al medico che va nei territori difficili a vaccinare, a curare ovviamente i bambini. È un qualcosa di molto più complesso e articolato. Io in questi giorni, parlando con Peppe Maiulo, il collega Maiulo, che è stato l'ispiratore e il motore dell'organizzazione dell'evento di questa sera, insomma, ho conosciuto un vero e proprio universo che è fatto di competenze, di professionalità che spaziano in più settori e ovviamente vedono protagonisti, tanto per cambiare, qui un pizzico di presunzione c'è, anche noi ingegneri. E di questo universo ne parleremo e parleremo ovviamente rapportandolo a quella che è la difficoltà, che del momento, quindi la diffusione del Covid-19, la pandemia, che è stata ovviamente un'emergenza sull'emergenza, ma anche questa deve essere affrontata ovviamente con un approccio tecnico per dare soluzioni, perché a ogni problema ci deve essere una soluzione. Questo è un pochettino il nostro assioma, il nostro modo di affrontare la vita, ma è un modo di affrontare del sistema umanitario. I temi da trattare sono veramente tantissimi. Questo è un evento, come spesso mi piace dire, oltre che formativo, quindi per gli ingegneri, per la formazione continua a cui noi siamo tenuti appunto per essere iscritti all'ordine, io dico che è un evento informativo, quindi si rivolge un pochettino a tutta la platea degli ingegneri, indipendentemente dalla loro specializzazione. E credo che questo sia poi l'obiettivo di eventi come i convegni, che sono
devono avere massima apertura. Se vogliamo qualcosa di specialistico lo troviamo nei seminari e ancor più ovviamente nei corsi. Io prima di passare la parola appunto ai relatori, che ripeto saranno sicuramente ringraziati anche dal Presidente, quindi non spendo ulteriori parole, appunto prima di passare la parola a loro passo la parola al Presidente Cosenza per un indirizzo di saluti. Sì, grazie, grazie al preziosissimo consigliere dell'ordine Gennaro Annunziata. Diciamo che siamo entrati un po' in risonanza, diciamo, due folli che si sono avventurati in questi mesi appunto a organizzare eventi, no? Come si diceva, ne abbiamo fatti tanti. Questo, se ricordo bene, il 14° e sfondiamo i 10.000 partecipanti. Stiamo parlando di un ordine provinciale. 10.000 partecipanti, in questo momento sono collegati 320 colleghi, 321 colleghi che ci stanno ascoltando. E io, diciamo, sono sempre rimasto in contatto col mio studente, il mio tesista, il mio amico Peppe Magliulo. Diciamo, lo incontro oramai ogni 3-4 anni in curva B allo Stadio San Paolo, sostanzialmente, però sono in contatto costante con tutti i mezzi che oggi la tecnologia diciamo, ci consente. E abbiamo esplorato anche tante possibilità di relazione, anche di formazione. Cioè, sono sicuro che poi in futuro riusciremo a fare anche altre bellissime cose. L'ho sempre seguito nelle sue giri ovunque nel mondo dove c'era un problema. Cioè, come dire, è l'Indiana Jones degli ingegneri napoletani, direi, oserei dire. Credo quasi che non riesca più a vivere nella semplicità, come dire, in quella che noi chiamiamo la normalità. Cioè, quasi quando lo incontro lo sento a disagio, giusto, giusto, mo ci vuole, quando viene nello stadio San Paolo in curva B, ma altrimenti lo vedo a disagio. È un mondo affascinantissimo dal punto di vista degli ingegneri. Oggi ovviamente non è che parleranno solo ingegneri, ma dal punto di vista degli ingegneri è come dire, una vera ingegneria dove ci vuole una gran fantasia, in cui non ci vuole l'ingegnere secchione che ha studiato, ci vuole l'ingegnere che ha fantasia creativa per risolvere. Forse in questo in fondo, perciò sono così attaccato anche a Peppe Magliulo, perché poi io sono un uomo, sì, sono un professore, sono il presidente dell'Ordine Ingegneri, ma insomma sono un uomo della protezione civile. Io di emergenze me ne sono fatte, sia sismiche sia idrogeologiche. Quindi è un mondo straordinariamente affascinante, e io credo che questo evento così complesso, in cui ci si passerà la parola, diciamo, da continente a continente, da nazione a nazione, senza soluzione di continuità, quindi anche questo c'ha il fascino, appunto, farà scoprire ai tanti che ci ascolteranno, no? Adesso stiamo andando verso i 350, un mondo meraviglioso in cui ci sono dei professionisti straordinari, coraggiosi, fantasiosi, ma è anche un mondo professionale, diciamo, insomma, come dire. A fronte di un lavoro così complicato, probabilmente si può avere anche un riscontro economico non banale, diciamo, il che non guasta. Credo che sia comune a tutti il fatto di sapere in piena coscienza che dalle tragedie si deve migliorare, si deve imparare sempre. Noi abbiamo imparato tanto, anche questi convegni telematici hanno consentito appunto a tanti colleghi che chi sta normalmente a New York, chi sta in Nigeria come Peppe o altri di ascoltare la formazione permanente degli ingegneri. È evidente che questo cambierà il nostro mondo, sia della didattica universitaria che della didattica professionale. Io ho fatto, penso, le migliori lezioni della mia vita come professore universitario. Quindi il futuro è un sistema ibrido, sia da vicino che da lontano contemporaneamente, con fortissime connessioni nazionali e mondiali. Anche noi come università stiamo studiando accordi anche con altri, col Politecnico di Milano, eccetera. Quindi uscirà da una tragedia a un mondo migliore, un mondo che ha fatto un passo in avanti. Io, diciamo, mi fermo qui, mi godrò, diciamo, l'evento. Sono curiosissimo di ascoltare tante relazioni così, così articolate, così diciamo affascinanti. E do la parola, credo, a Peppe, Giuseppe, a Peppe Magliulo, che Peppe così ci dà. Ringrazio tutti, non l'ho fatto uno per uno, ma scusatemi, ringrazio Peppe per tutti voi, perdonatemi. E Peppe, a te la parola dalla Nigeria. Vai, Peppe. Non è per. Ok, salve a tutti, sono Peppe Maiulo, sì, mi collego dalla Nigeria, da Abuja. Allora, sarò davvero breve, giusto 2 minuti, però voglio innanzitutto ringraziare il professore Cosenza
Cosenza e l'ingegnere Annunziata per questa possibilità che stanno dando a tutti noi, di dare questa finestra sul settore umanitario. Inoltre queste presentazioni che avremo di questi miei amici daranno l'opportunità di vedere che cosa ha comportato, che ha portato il Covid al nostro settore. Come dicevate voi prima, è un settore che non molti conoscono in maniera parziale e a volte direi quasi marginale. Per questo motivo ho chiesto al primo relatore se possibilmente la sua presentazione inizierà con una parte dove spiegherà dei numeri sul settore umanitario, quali sono gli attori coinvolti, per poi dare il vero là al convegno. Michele da Parigi ci darà appunto gli effetti del Covid, gli scenari e l'orizzonte che abbiamo nel nostro settore. Non vi trattengo più a lungo, ultime note, voglio scusarmi da parte un po' di tutti, noi normalmente facciamo convegno, meeting in inglese. Non siamo abituati a usare l'italiano, quindi ogni tanto useremo delle parole in inglese che probabilmente ci scusiamo. Molti di noi appunto non utilizziamo più l'italiano. E do la parola quindi a Michele che dovrebbe essere a Parigi e ci vediamo dopo quando sarà il mio turno di presentare. Ah, mi inserisco solo un attimo prima di dare la parola al dottor Maietta per ricordare che come tutti gli altri eventi di formazione a distanza, per chi sta assistendo, per i partecipanti, esiste la possibilità di porre delle domande. L'evento di questa sera sarà diviso, come avete visto nel programma, in due blocchi, quindi le domande le porremo dopo i primi relatori, ci darà una mano il nostro addetto stampa Giovanni Capozzi, che leggerà le vostre domande, c'è una sezione in basso a destra sul vostro schermo dove potete aprire un forum per scrivere delle domande in modo testuale. Queste domande ovviamente verranno filtrate, verranno scelte da Giovanni Capozzi, che poi alla fine del primo blocco le proporrà ai relatori. A questo punto, siccome il dottor Maietta è con un terminale mobile, sarò io a condividere le sue diapositive, le sue slide. Però cedo a lui la parola. Salve a tutti, non so se mi sentite bene. Pronto? Salve a tutti. Sì, sentiamo bene, sentiamo perfettamente. Allora, volevo ringraziare il professore Cosenza, l'ingegnere Annunziati, anche Peppe e poi, come ha detto anche Giuseppe, scusate l'italiano perché da molto che non l'utilizzo per scopi accademici. Quindi Giuseppe mi ha chiesto anche di introdurre un po' questo mondo umanitario con qualche cifra. Allora, mi chiamo Michel Maietta, sono un politologo, sono anch'io formato all'Università Federico II, ma non all'ingegneria, e sono quasi 20 anni in effetti che pratico il mio mestiere all'estero. E mi sono specializzato effettivamente nel settore dell'umanitario e dello sviluppo in generale, con diverse esperienze terrene nell'umanitario e nello sviluppo, e oggigiorno particolarmente su in effetti un'applicazione di quello che voi ingegneri conoscete come la teoria dei sistemi, che è la prospettiva. Quindi con la mia presentazione cercherò di introdurvi un po' al sistema umanitario, inteso in quanto interazione di effettivamente fattori e di attori, e vi presenterò anche il prodotto di un rapporto che abbiamo pubblicato in un think tank che è conosciuto come IARAN, che in effetti è un think tank, che è un collettivo di professionisti, tra cui anche Giulio Coppi, che poi ascolterete più tardi. Allora, il Covid naturalmente è stato un evento particolarmente distruttivo rispetto a questo sistema e noi abbiamo un po' l'abitudine un po' di prevedere questo tipo di fenomeni, però ogni qualvolta siamo di fronte ad un evento che definiamo come ecosistemico, come questo qui della
del Covid-19, in effetti produciamo degli studi e delle note che sono comunque disponibili su internet. Ma prima di tutto vorrei presentarvi un po' questo sistema umanitario. Quindi è un sistema complesso di interazione tra attori e fattori, ma cosa rappresenta in termini economici? Bisogna un po' relativizzarlo. Diciamo che tutto il settore dello sviluppo, di cui il settore umanitario è semplicemente una porzione, ogni anno investe quasi 150 miliardi di dollari nell'economia mondiale e attraverso i canali naturalmente dei paesi dell'OECD. Solamente per comparare, tutti i fondi che sono provveduti dalle diaspore, quindi delle persone che vivono all'estero verso i loro paesi di origine, sono molto più importanti, equivalgono a circa 550 miliardi di dollari. E il settore umanitario in effetti rappresentava, per esempio nel 2018, naturalmente non possiamo avere le cifre un po' più aggiornate, molto complesso il calcolo in effetti della porzione di questi aiuti che corrisponde agli aiuti umanitari, in effetti corrisponde a 28,5 miliardi di dollari nel 2018, sono le ultime cifre che possiamo trovare facilmente. Quello che è anche importante rilevare è che, non so se riuscite a ben vedere, di questa porzione degli aiuti umanitari, solamente il 3,1% in effetti è destinato agli attori locali e a delle organizzazioni non governative o degli attori della risposta locale. È molto importante perché fa parte questo di uno dei dilemmi che sono attualmente di attualità nel settore umanitario, un settore che è molto che ha un'autocritica molto dinamica, molto forte, e che oggi per esempio ritiene che questa porzione è ancora troppo piccola in effetti quindi questi 28,5 miliardi per la più gran parte finiscono comunque sempre, soprattutto in strutture allocate nei paesi a alto reddito mondiale. Per mostrarvi un po' la complessità del quadro sistemico tra attori, soprattutto, allora non so se potete però allargare questa immagine, in effetti al centro di questo sistema naturalmente ci sono le persone che sono affette dai disastri naturalmente di origine naturale, di origine umana, in questi ultimi naturalmente integriamo anche i conflitti, e intorno a queste comunità abbiamo già una serie di attori, sono le ONG, quindi le organizzazioni non governative, le agenzie delle Nazioni Unite, abbiamo poi nella famiglia delle ONG, abbiamo le ONG quindi nazionali, come per esempio la Croce Rossa Italiana, un'ONG nazionale, Save the Children Italia, un'ONG italiana, però esiste anche Save the Children International come ONG internazionale, ma nei paesi in cui le comunità e i popoli sono affetti da questi disastri, in effetti esistono anche strutture di origine comunitaria molto più piccole, a volte poco strutturate, quindi sono anche un attore molto importante. Abbiamo i governi naturalmente nazionali, esistono anche veramente in questa comunità di attori tutti gli attori del movimento della Croce Rossa e del Crescente Rosso internazionale, quindi abbiamo il CCR, poi tutti i movimenti nazionali e poi le diverse Croce Rosse, e molto importante naturalmente i donatori istituzionali, donatori privati che diventano sempre più importanti. Per mostrarvi anche quanto di questi 28,5 miliardi sono spesi rispetto alle tipologie di conflitti, ecco, diciamo che la tipologia di disastro che attira il più grande quoziente, la più grande quota di questi soldi, è quello caratterizzato dai conflitti e naturalmente dalla
tutti gli aiuti che sono destinati ai movimenti di popolazione che emergono e che naturalmente da questi conflitti, che siano in Medio Oriente o altrove. Allora, questo è per darvi un quadro un po' generale sul sistema umanitario e naturalmente se avete delle domande non esitate a porle, bisogna semplicemente che possa rispondere nell'ambito della mia presentazione. Allora, veniamo adesso al dunque. Allora, questo Covid-19. Il Covid-19 è una tipologia di crisi ecosistemica. Cos'è una crisi ecosistemica? È una crisi che in effetti avviene nell'intersezione tra in effetti subsistemi ambientali, politici, economici che sono instabili e che sono impredittibili. Queste crisi economiche in effetti ecosistemiche creano un impatto a lungo termine che naturalmente danneggia anche la vulnerabilità delle persone che sono affette. E particolarmente le epidemie, come possiamo dirlo qui, sono una tipologia di crisi che era già stata annunciata e anche fatto oggetto di studi di prospettiva già dal 2005. Quindi il Covid-19 non ha sorpreso in effetti in termini di impatto ecosistemico, in termini teoretici, come fenomeno, perché qualcosa che era stato previsto, che poteva arrivare, in effetti c'è stato anche un momento intorno all'Ebola che era molto vicino a raggiungere un impatto quasi similare nel 2014-2015. E per fortuna è stato in effetti è stato contenuto a livello locale. Allora, in termini anche di scenari, allora qui faccio riferimento sempre a questo studio che voi potete ritrovare su internet, su Yaran, che quindi www.yaran.org, Future of AIDS si chiama questo rapporto, sul quale non mi dilungherò molto. In effetti avevamo previsto già nel 2017 quattro scenari possibili in effetti del futuro del settore umanitario di questo complesso ecosistema, e uno di questi scenari l'abbiamo chiamato in inglese overflow, in italiano potremmo dire in effetti al di là il vaso che trabocca, in termini di immagine e di metafora, ma in effetti è lo scenario in cui abbiamo la massima differenziazione tra i bisogni che sono creati dalle crisi e naturalmente le capacità degli attori di poter rispondere, e questo, diciamo, questa variante è molto, molto importante. E ci siamo completamente con il Covid-19. Allora, quando il Covid è apparso, quindi nel 2000, in quest'anno, quindi a marzo, è stato, diciamo, le prime politiche sono state messe in atto, ci siamo consultati a livello del collettivo dello Yaran e abbiamo deciso quindi di redigere una nota particolare sul Covid-19. Naturalmente avevamo già delle basi grazie al nostro studio e volevamo però dare una finestra di impatto un po' più, diciamo, meno remota che il 2030, quindi molto più vicina al 2022. Naturalmente, come tutti gli studi di prospettiva, dovevamo fare dei postulati. E il primo postulato che abbiamo fatto è che soprattutto le condizioni in effetti dello sviluppo di una immunità sul lungo medio termine, ci siamo basati su degli studi già disponibili in Cina e comunque sul SARS in generale, sapevamo che l'organismo umano aveva una forte probabilità di sviluppare già un'immunità rispetto a questo virus in media su un periodo di 2 anni, un'ipotesi molto forte, comunque avanzata e appoggiata, cioè due studi molto importanti. Il secondo postulato che abbiamo fatto è intorno alla stagionalità, ma non penso che sia il modo migliore per tradurlo, è il fatto che in effetti questo virus vari secondo la temperatura e la longitudine terrestre,
sul lungo termine. E visto che è la prima volta che gli organismi umani erano confrontati comunque a questo virus, che è una mutazione, naturalmente questo comportamento del virus, legato quindi alla longitudine e alla temperatura, sarebbe stato un comportamento di normalizzazione. Quindi una volta che, per esempio, il 60% della popolazione avrebbe sviluppato una certa immunità. L'ultimo postulato che abbiamo fatto era quello su naturalmente la recessione economica, un postulato ovvio in tutta crisi ecosistemica e sulla quale avevamo già lavorato in termini di ricerca nel 2017. Grazie a questi postulati, quindi, abbiamo potuto sviluppare tre scenari e cercherò quindi di descriverveli particolarmente in termini di impatto su questo sistema umanitario che vi ho descritto prima, quindi su questo sistema di attori e di fattori molto importante. Il primo scenario è in effetti uno scenario che in termini di metafora indica una specie di equilibrio. Però molto critico, siamo sull'orlo del precipizio, e in effetti in questo scenario, particolarmente, abbiamo una serie di realtà, quindi da oggi al 2022, in effetti saremo in una situazione in cui i diversi test clinici in effetti non saranno ritardati perché ci sarà un manco di coordinazione, che il vaccino non sarà disponibile prima della seconda ondata dell'epidemia e anche in questo scenario abbiamo comunque una situazione molto particolare a livello internazionale con un manco drammatico di coordinazione e per i paesi in via di sviluppo in effetti l'epidemia attacca completamente tutto il settore non formale. L'implementazione inoltre di politiche non coordinate dagli stati non fa altro che peggiorare la situazione. E in questo scenario particolare abbiamo un impatto sulla coordinazione formale di questo sistema umanitario, che quindi sarà che effettivamente penerà a coordinarsi e che sarà anche non ottimizzato in termini di risorse. Avremo un ecosistema umanitario in cui la forza del lavoro sarà riorganizzata e ci sarà naturalmente un aumento dell'assistenza umanitaria, ma su forma di cash, significa su forma di programmi diretti con distribuzione di cash sulle le popolazioni affette in effetti da questo dramma. Naturalmente tutti i movimenti del personale e anche il movimento quindi dei servizi, il movimento delle cose, quindi della logistica sarà completamente impattata dalle politiche in effetti conservative e protezionistiche che saranno messe in loco dagli stati e la recessione avrà un impatto sui modelli economici di alcuni attori umanitari, particolarmente le ONG. Il secondo scenario l'abbiamo intitolato la pandemia, quindi su controllo. In questo scenario, in effetti, abbiamo una particolarità, abbiamo che nella più parte dei paesi in via di sviluppo, la più parte, diciamo che il tasso di trasmissione del virus diminuisce. E questo per due fattori particolari, quello della stagionalità che vi ho descritto nel postulato, ma anche alla risposta efficiente che c'è stata a livello dei paesi in via di sviluppo sulla loro politica interna. A livello economico, in termini globali, assisteremo in effetti a un periodo che sarà molto incerto, che durerà tra i 6 e 8 mesi, per poi in effetti ritornare a un periodo di equilibrio, probabilmente intorno a gennaio-febbraio 2021. E in termini di
coordinazione internazionale, abbiamo qualche miglioramento in termini di ricerca, quindi intorno al vaccino e intorno alle proposte terapeutiche, però e ci sarà anche una correzione sulla pandemica stessa, perché attualmente anche il caso, in effetti c'è un problema di inconsistenza intorno alle cifre che girano intorno alla pandemia. In questo scenario particolare, l'impatto sull'ecosistema umanitario, quindi su questo sistema che vi ho descritto prima, sarà sostanzialmente su un cambiamento nel sistema degli incentivi. Allora, cosa significa? Un cambiamento nel modo in cui i soldi sono distribuiti tra in effetti ONG del nord e ONG del sud. Ci sarà in ogni modo una forte propensione a fare in modo che questo flusso sia molto più importante per quello che noi chiamiamo in inglese first responders, quindi per quei primi rispondenti sul luogo. In questo scenario abbiamo anche naturalmente un aumento drammatico e quasi un cambiamento radicale per certe ONG delle modalità di programmazione, che saranno per la più parte cash, ma ci saranno anche nuovi rischi di cui probabilmente ci parlerà Giulio, soprattutto sulle popolazioni le più marginali e quelle più vulnerabili. Perché? Perché tra le misure di risposta e di contenimento, di mantenimento e di mitigazione dei rischi, in effetti ci sono questi sistemi di sorveglianza che sono concepiti e sono sviluppati, e che pongono veramente delle enormi questioni in termini di data privacy and protection. Naturalmente la recessione avrà un impatto durante questo scenario anche molto importante. Vedremo alcune ONG in effetti reagire a questa recessione nel cambiare il loro modello economico. L'ultimo scenario è quello della Grande Depressione. In questo scenario effettivamente abbiamo degli impatti un po' più negativi, un'inconsistenza della coordinazione internazionale per il contenimento del virus. Avremo quindi il virus che si svilupperà in certe zone, ma continuerà a essere contenuto in altre, con dei picchi che in effetti succederanno in maniera molto caotica, e in questo scenario particolare l'impatto in effetti sarà particolarmente più drammatico per le popolazioni. Avremo quindi un'assenza totale di coordinamento a livello internazionale, le risorse sull'emergenza Covid saranno naturalmente ottimizzate e coordinate, anche se le organizzazioni locali saranno sulla linea di fronte per rispondere, soffriranno del fatto che non beneficeranno in effetti di fondi strutturali sufficienti. Questo equilibrio tra in effetti ONG del nord e ONG del sud sarà particolarmente difficile da mantenere, con delle tensioni forti, anche delle diatribe importanti, e alcune ONG in effetti saranno costrette anche a ridurre la loro presenza in certi paesi, a ritirarsi completamente da certe zone, quindi in questo scenario della Grande Depressione. Ora, quando noi definiamo degli scenari, naturalmente non ci fermiamo semplicemente a questo lavoro speculativo sulla prospettiva, ma ed è anche il cuore della nostra attività, noi consigliamo in effetti le strutture, gli attori particolarmente, a diventare molto più strategici rispetto a questi scenari, e quindi a sviluppare in effetti delle politiche che possano permettere a questi attori di resistere a questi scenari e, perché no, di utilizzare la crisi come un'opportunità per trasformarsi e cambiare. È il caso
se possiamo andare avanti, sulle raccomandazioni che noi abbiamo fatto, quindi in seguito a questa nota, che sono in effetti dettagliate in quattro tappe, che noi chiamiamo in effetti A, B, C e D, e queste tappe permettono a qualsiasi attore del sistema umanitario, in effetti, di poter non solamente attraversare i tre scenari che vi ho descritti, ma anche a potersi trasformare in modo da essere fit for the future, diciamo in inglese, quindi diventare agile rispetto al futuro. Il primo di questi passi è accertarsi in maniera sistemica che qualsiasi programma che sia definito da questi attori, che siano ONG o agenzie delle Nazioni Unite o attori del movimento delle Croci Rosse internazionali, sia definito con le persone che sono affette in effetti da questa crisi ecosistemica, e che l'aiuto stesso, quindi il programma, possa essere concepito, condiviso e quasi pilotato dalle persone che sono affette. La seconda raccomandazione che noi facciamo agli autori è di abbracciare la cultura dell'anticipazione, quindi di fare della prospettiva strategica un tool essenziale per la loro organizzazione, per poter diventare agile in un ambiente, quindi in una situazione che è molto vulnerabile, che è molto che effettivamente è soggetta a dei cambiamenti inopportuni, e quindi di non solamente iscriversi nella risposta immediata, ma già di proiettarsi in quello che sarà l'impatto sul lungo termine, che è essenziale, e quindi veramente esplorare gli scenari futuri e possibili. Terza raccomandazione è, anche in termini culturali, di diventare fondamentalmente, strutturalmente collaborativi, e non deve essere semplicemente una postura, una posizione di marketing. Collaborare significa anche significa aprire la possibilità effettivamente alle direzioni strategiche di una direzione completamente diversa da quella che può essere definita top down. Nel momento in cui si decide di diventare collaborativi, si opta per una struttura orizzontale in termini manageriali, e che permette quindi alle risposte umanitarie di essere molto più inclusive, quindi che si riallacciano poi al primo passo, che fare in modo che la risposta sia pilotata dalle persone che sono affette dal Covid-19. Infine, come ogni qualvolta saremo confrontati a una crisi sistemica, naturalmente saremo confrontati anche a un dramma inumano, immediato e sul lungo termine. È un momento effettivamente drammatico, ma può essere anche un'opportunità per poter porsi le buone questioni in termini strutturali, buone questioni per rimettere, per esempio, in discussione la propria governance, rimette in discussione la propria struttura manageriale, rimette in discussione la propria missione, la propria visione strategica, e quindi iscriversi effettivamente in un processo di trasformazione e di design strategico basato effettivamente su una visione che non si ferma alla realtà del presente, ma che va al di là e guarda al futuro. Concludo così il mio intervento, se c'è tempo per questioni potrei rispondere, altrimenti dopo, con questa immagine che in effetti è anche una specie di immagine molto potente, che è stata pubblicata sul Calgary Herald in Canada. Effettivamente questa visione del Covid-19 su forma di ondate è una metafora molto forte, molto potente. La viviamo già adesso a livello locale, la recessione, ma la recessione globale sta arrivando, arriverà presto, non bisogna dimenticare l'ondata la più importante, quella grandissima del climate change, che comunque coesiste con il Covid-19 e che avrà un impatto ecosistemico ancora più importante. Grazie per le vostre domande e grazie anche per questa possibilità di intervento.
Ecco, spero mi sentiate. Scusate, non vedo più. No. Sì, la sentiamo. La se senti... Benissimo. Le diapositive a tutto schermo, sì, grazie. Ecco, esatto. Arrivo subito. Perfetto, eccoci. Allora, io sono Chiara Argenti, buon pomeriggio. Sono la Head of Operations per il cluster logistico del World Food Program, o quello che viene anche chiamato Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. In questo momento ricopro il ruolo di coordinatrice delle informazioni per quel che riguarda la risposta logistica umanitaria del World Food Program, con cui offre appunto servizi logistici a tutta la comunità umanitaria. Con la presentazione di oggi, che non riesco a mandare avanti, ok, con la presentazione di oggi volevo parlarvi delle implicazioni appunto che la pandemia ha avuto sulle catene di approvvigionamento. Come immaginate o come comunque sapete già, l'epidemia da Covid ha portato delle restrizioni di movimento molto diffuse che hanno danneggiato le catene di approvvigionamento, ma anche le economie, e hanno minacciato gravemente le operazioni umanitarie e la risposta sanitaria globale. Questo anche perché sono state causate interruzioni globali ai sistemi di trasporto e anche ai collegamenti attraverso cui i soccorritori sanitari e umanitari di solito fanno affidamento per raggiungere le aree colpite in una crisi. Cos'altro? Praticamente per le agenzie umanitarie non è facile, e per le autorità sanitarie ancora meno, far arrivare rifornimenti in contesti fragili. Gli ostacoli appunto sono le interruzioni nelle catene di approvvigionamento, e il blocco delle linee commerciali, la chiusura delle frontiere e le interruzioni anche che si hanno avuto sul trasporto marittimo. E appunto ancora l'impossibilità di garantire un trasporto regolare e comunque accurato per gli umanitari e sanitari in prima linea. A questo punto il World Food Program ha lavorato a stretto contatto con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il sistema delle Nazioni Unite e le varie ONG e ovviamente anche i governi, e per cercare di colmare questo void, questo problema, insomma. Questo come? Utilizzando la sua capacità logistica e anche le competenze per intervenire e fornire questi servizi, dove appunto la capacità commerciale è stata inficiata, e garantendo così che sia il personale sanitario che quello umanitario, ma soprattutto che le merci potessero arrivare in tutti quei paesi dove è necessario. Adesso faccio una piccola parentesi su cos'è il World Food Program, molto veloce, solo per farvi capire che il World Food Program, che è appunto l'organizzazione delle Nazioni Unite che si impegna ad offrire l'assistenza alimentare, ha dei sistemi logistici molto, come si può dire, molto large, molto insomma estesi, su cui ogni giorno abbiamo in giro 5.000 camion, 20 navi e 92 aerei, che di solito ovviamente portano il cibo e altri tipi di assistenza a chi ne ha bisogno. Ed è proprio qui perché potete vedere appunto che il WFP, non parliamo di logistica normale su autostrada, parliamo di logistica in situazioni estreme. Quindi qua vediamo questa foto, ma possiamo vedere anche la situazione dopo il terremoto, dopo il ciclone nelle Filippine, e il World Food Program ha portato invece un sistema logistico efficiente in cui appunto la risposta umanitaria poteva appunto continuare in maniera regolarizzata. Inoltre il World Food Program ha altri servizi che offre alla comunità umanitaria, che sono il servizio passeggeri oppure il servizio di stoccaggio. Ecco, allora,
come abbiamo poi visto il coordinamento della logistica umanitaria nei tempi di pandemia, quindi in un momento completamente differente di quello che vediamo nelle nostre solite emergenze, quindi dopo un terremoto, dopo un ciclone, nei paesi in guerra. La pandemia ha creato appunto uno scenario completamente diverso. Allora, per far fronte a tutto ciò, il World Food Program, ovviamente non da solo, ma in collaborazione con le organizzazioni delle Nazioni Unite, con le NGO, con i governi, hanno deciso di creare delle hubs, le chiamiamo hubs, che sono appunto dei punti di consolidazione per il cargo strategici, che sono stati messi in luoghi strategici, quindi ce l'abbiamo in Cina, in Europa, nel Middle East e poi in altre 6 location che sono in varie regioni del mondo, quindi Kuala Lumpur, Panama, Addis Abeba per l'East Africa, Accra per il West Africa, Johannesburg per il Sud Africa e Dubai per tutto il Middle East. Ecco, ed è qui appunto che questa rete di hub logistiche globale riesce a garantire la consegna di vitale equipaggiamento medico e umanitario nei paesi in via di sviluppo. Infatti, grazie appunto alla collaborazione di tutti, si è potuto cercare di garantire delle clearances per questi voli attraverso i vari paesi dove devono arrivare. Come potete vedere, gli hub di risposta globale sono comunque vicino a dove le maggiori forniture mediche vengono prodotte e da lì poi passano agli hub regionali, quindi in Etiopia, in Malesia, a Panama, e da lì vengono poi spedite su aerei più piccoli nei paesi di cui veramente dove bisogna appunto che bisogna veramente raggiungere, insomma. Ecco, questo servizio di movimentazione delle merci è gratuito ed è stato organizzato da tutta la comunità umanitaria e appunto cerca di sopperire alla mancanza di un sistema commerciale che può essere regolare ed efficiente in questo momento. Oltre a questo, cosa serviva? Serviva un servizio passeggeri che fosse appunto in questo modo efficiente e sicuro. A questo punto la comunità umanitaria appunto ha organizzato un servizio aereo passeggeri regionale per trasportare gli operatori umanitari e sanitari e così bypassare tutte le interruzioni del servizio di aerei commerciali. Quindi questo è appunto avviene solo nel caso in cui non ci siano appunto opzioni commerciali e sicure ed affidabili. Il WFP comunque ha dovuto organizzare questo servizio ai passeggeri con una serie di problematiche come organizzare la distanza sociale dei passeggeri, l'uso di dispositivi di protezione individuale per l'equipaggio, il personale di terra, una serie di disinfettanti, lo screen della temperatura. Quindi insomma tutte cose che non avevamo mai fatto prima e che invece sono diventate appunto cose di tutti i giorni adesso. L'ultimo componente di questo coordinamento include anche il servizio di evacuazione medica. Questo appunto è stato fatto per gli operatori umanitari sia delle Nazioni Unite che delle ONG perché appunto per garantire che potessero stare comunque in questi paesi dove il servizio sanitario ovviamente non è affermato al massimo livello. Ecco, queste appunto grazie a questo servizio abbiamo anche organizzato 2 ospedali da campo che sono già stati posizionati ad Addis Abeba e a Nairobi e siamo in corso di posizionare un altro in Costa Rica. Ecco, tutto questo grazie appunto a un grande coordinamento, una grande collaborazione da parte di tutti gli attori in gioco. Infatti oltre 328 organizzazioni comunque
stanno partecipando a questo coordinamento logistico. E questo ci fa capire che appunto la risposta umanitaria globale che è scoppiata con la pandemia è comunque una risposta umanitaria che è coordinata, anche se magari da un punto di vista esterno non si vede, però ecco, grazie a questo appunto siamo in grado di portare queste merci che alla fine salvano vite globalmente in giro per il mondo. Ecco, questa in breve la mia presentazione, vi lascio anche dei link che possono essere utili e per le domande ci sarò dopo. Grazie, passo la palla a Giulio. Salve a tutti, grazie Chiara, grazie anche agli organizzatori. Io ho una presentazione che provvederò a, ad amputare immediatamente e la passerò subito in schermo intero, se riesco a trovare il modo ovviamente. Ecco qua, scusate. Allora, visualizzo lo schermo intero. Devi interagire direttamente col PowerPoint. Fatto, a posto. No, non mi dava più contatto col PowerPoint. Non so per quale motivo WebEx mi aveva disattivato dal PowerPoint. Vi ringrazio tutti. Allora, l'organizzazione per cui lavora il Consiglio Norvegese per i Rifugiati vi serve un'introduzione molto rapida per capire chi siamo e per capire anche quali sono le sfide che abbiamo incontrato nel passare al digitale. Cercherò di rendere la presentazione più rapida possibile per evitare di annoiarvi troppo, ma per darvi un poco di contesto, il Consiglio Norvegese per i Rifugiati, NRC, è un'organizzazione che lavora per oltre 8 milioni di persone in 31 paesi diversi al mondo, e questo coprendo 6 settori operativi: la sicurezza alimentare, l'assistenza giuridica e paralegale, acqua e igiene, l'alloggio e la sicurezza abitativa e la gestione di campi e comunità, infine l'educazione. Tutti questi settori devono essere coperti nella maggior parte dei paesi in cui lavoriamo. E nel momento in cui io mi sono unito all'organizzazione per sviluppare il lato operativo, quindi non il lato di ICT, non il lato di gestione dell'informazione dal lato dell'infrastruttura, ma dal lato dei programmi sul terreno, nel 2018 non si sapeva quali fossero i progetti sul terreno e non si aveva una visione d'insieme, alcuni progetti esistevano già ma erano distribuiti. Abbiamo fatto un lavoro molto, molto duro di consolidazione su vari assi di lavoro principale e poi nel 2020 è arrivato Covid-19, la pandemia. La pandemia ha avuto un effetto molto simpatico. Ha praticamente obbligato un'organizzazione in cui molti paesi si dicevano il passaggio digitale non è una priorità a dire: ah, diamine, dobbiamo passare al digitale. Quindi tutti i nostri paesi, dovete capire che il NRC, il Consiglio Norvegese per i Rifugiati, è un'organizzazione che è ribaltata. I nostri paesi ci danno la linea da seguire perché loro gestiscono il budget. Quindi il nostro staff, che è molto spesso locale, ci dice quello di cui ha bisogno e noi abbiamo una funzione di supporto, quindi non imponiamo nulla. Nel momento in cui lo staff ci dice non ci serve, noi non insistiamo e andiamo oltre e diamo quello che possiamo fare. Nel momento in cui arriva la pandemia, moltissimi paesi hanno cominciato a chiedere improvvisamente: dobbiamo lavorare da casa, non vogliamo abbandonare le persone per cui lavoriamo, che sono vulnerabili, dobbiamo continuare a comunicare, dobbiamo continuare a dare servizi. E parliamo di servizi in 6 aree strategiche in paesi di conflitto. Il Consiglio Norvegese per i Rifugiati lavora solamente in paesi che presentano casi di sfollamento e di rifugiati dovuti al conflitto. Quindi una situazione di estrema complicazione e di complessità estrema e di difficoltà anche a gestire profili di protezione. Quindi, guardando rapidamente il dashboard che avete davanti a voi, questo è il risultato che abbiamo ottenuto nello spazio di un mese e mezzo, diciamo, nel passaggio di tutti questi paesi da niente, che non avevano neanche un centralino, molti di questi, a parte Libano e Colombia, molti di questi paesi non avevano neanche un centralino. Da questo siamo passati a un sistema con IVR, che è praticamente il sistema di risposta automatica alle chiamate, numero unico, toll free, quindi linea verde,
distribuzione automatica delle telefonate, gestione dei casi per telefono, sistema di allerta e priorizzazione e tutta una serie di funzionalità che potete leggere sotto ogni scheda paese e come ci siamo riusciti. Preparando questa presentazione mi sono detto andiamo a spiegare come ci siamo arrivati e cosa bisogna ripetere. E poi cominciando questo seminario mi sono detto questo non serve a niente. Le persone che stanno guardando questa presentazione non sono umanitari, forse molti di loro lavoreranno mai nell'umanitario, e allora diamo piuttosto una visione agli ingegneri o ai futuri ingegneri o a coloro che nell'ingegneria vogliono portare un lato di umanitario nella trasformazione digitale. E quindi mi sono detto, diamo qualche linea guida su come aiutare le organizzazioni umanitarie dal lato privato. Voi ingegneri, come ci potete aiutare nella trasformazione digitale? E così consolidando, io ho identificato alcune priorità. Innanzitutto noi guardiamo al rischio e poi guardiamo l'opportunità. Per cui nel momento in cui durante una pandemia globale ci venite a proporre touchscreen, noi ve li tiriamo dietro. Per un motivo molto semplice, perché è un veicolo e un fattore di trasmissione del virus. Quindi nel momento in cui mi venite a proporre fingerprint scan, touchscreen o altri strumenti, io sono obbligato a ridere e andarmene. Quindi questa è una cosa chiave. Noi studiamo prima il rischio e poi l'opportunità. Quando digitalizziamo non vogliamo tradurre i processi esistenti, ma cerchiamo sempre di tradurre quello che sarà il funzionamento futuro dell'organizzazione. Non abbiamo abbastanza soldi per poterci permettere di tradurre quello che facciamo nel digitale. Se facciamo un processo di trasformazione digitale lo facciamo per fare un passo in avanti. E bisogna considerare che i field manager stanno al processo digitale come l'inquisizione alla stregoneria. Se per caso c'è un problema di comunicazione non si torna indietro. I field manager non hanno tempo di stare lì a capire le nuance. Persone come me che si occupano, sono specialisti del digitale, traducono quello che c'è da dire al terreno. Contate su di noi per parlare sulle persone che lavorano nell'umanitario. Comunicazione diretta tra ingegneri e manager del field molto spesso finisce male. E un'altra importante informazione che mi sento di condividere con voi è che noi non scegliamo mai un provider sulla base delle informazioni che ci dà il servizio marketing o vendita. Noi vogliamo parlare con le strutture tecniche. Perché il servizio vendite ci vende un unicorno e poi ci troviamo con un mulo. Quindi noi vogliamo, non abbiamo ancora una volta tempo di andare a sfoltire quello che è l'hype da quello che è la realtà, noi vogliamo sapere esattamente se io ho questi soldi e questo tempo che cosa posso avere. E questo per noi è più importante di tutto il resto. Dobbiamo avere visione chiara sul prezzo, sul costo e sulle performance del servizio e ultimamente si fa molta più attenzione anche sull'aspetto di protezione dei dati. Non solamente GDPR, quindi la protezione dei dati personali a livello europeo, quello per noi è la linea di base, il minimo. Oltre guardiamo alla protezione sul lungo termine, come evitare che utilizzare un certo sistema possa avere conseguenze fatali o letali per la comunità o per l'ambiente umanitario in generale. E l'ultimo punto è che come con linea guida noi utilizziamo un principio molto semplice, che se costa troppo probabilmente non ne abbiamo bisogno, se è bono guardiamo il prezzo di un termine perché dietro spesso c'è una trappola e non possiamo permettercelo e se è gratis scappiamo perché molto spesso se è gratis c'è un'agenda dietro e non vogliamo necessariamente, anzi non vogliamo assolutamente esporre i dati delle persone per cui lavoriamo a questo tipo di rischio. Questo vale per le telecomunicazioni come per qualsiasi altro tipo di strumento informatico. Questi sono alcuni dei progetti su cui lavoriamo. E c'è tutto, dal Digital ID, dal biometrico solo in fase sperimentale, non lo utilizziamo per ragioni di protezione dati e di rispetto dei beneficiari, risposta rapida, ci sono addirittura dei modelli sperimentali di piattaforme per l'accesso all'housing sociale e quindi vi invito, se avete dubbi, se avete curiosità, nel Q&A spero di poter partecipare almeno alla prima sessione e poi in bilaterale tramite le informazioni condivise dagli organizzatori. Vi ringrazio tantissimo e a dopo. Do la parola a Martina. Sì, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Il mio nome è Martina e mi collego dagli Emirati Arabi Uniti, da Dubai. Anch'io, come il relatore precedente, anche il mio background accademico è un background incentrato su studi politologici con un'attenzione particolare
al mondo dell'umanitario, però oggi ho il piacere di partecipare a questo convegno rappresentando il settore privato, dunque il mondo del business che lavora a stretto contatto con le organizzazioni internazionali. Il mondo del business e il mondo dell'umanitario possono apparire come due realtà completamente sconnesse, ma in realtà, ma in verità lavorano insieme e collaborano per far sì che la fornitura, la catena di fornitura umanitaria, la humanitarian supply chain, si attivi immediatamente e venga gestita in maniera rapida ed efficiente per rispondere alle emergenze nel minor tempo possibile. Il gruppo per il quale attualmente lavoro si chiama NRS Relief ed è un'azienda manifatturiera che si occupa dello sviluppo e della fornitura di materiali di assistenza. Vi mostrerei molto brevemente un video che mi aiuta a descrivere bene le fasi di pianificazione e di gestione della humanitarian supply chain. Siamo basati come azienda a Dubai, ma la fabbrica è in Pakistan, dove appunto avviene tutta la produzione di tendaggi che vengono utilizzati per l'allestimento di rifugi temporanei nei contesti di sfollamento principalmente, ma anche, come vedete, strutture di magazzinaggio che vengono utilizzate dalle organizzazioni internazionali durante le emergenze. Forniamo ospedali da campo e al momento sicuramente sono queste le strutture più richieste e che vengono distribuite in ogni parte del mondo e come vedete ci occupiamo di tutti quei prodotti che nel gergo settoriale vengono definiti come relief items o non food items, dunque i prodotti non alimentari che vengono distribuiti per assistere le popolazioni vulnerabili colpite dalle crisi umanitarie. La collaborazione tra il mondo dell'umanitario e le organizzazioni il mondo del business e le organizzazioni umanitarie è costante. Come vediamo dalle immagini, noi non ci consideriamo meramente dei fornitori, ma siamo dei veri e propri partner, perché insieme alla nostra squadra tecnica interna siamo coinvolti in molti progetti di ricerca e di sviluppo per l'innovazione e l'introduzione di nuove soluzioni. Sia che si tratti di strutture multiuso, ma anche, appunto, come vediamo, di soluzioni per l'approvvigionamento idrico e la sensibilizzazione all'igiene. Dunque, lo abbiamo visto anche all'inizio del convegno, gli attori tradizionali del settore umanitario, tra cui le organizzazioni internazionali e attori primari come i governi, lavorano sempre di più a stretto contatto con gli attori che possono essere definiti nuovi, come per esempio il mondo delle imprese e del business, ma anche il mondo accademico o il mondo dei media. E la collaborazione tra tutti gli attori, quelli tradizionali e quelli nuovi, è anche uno degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, che ricordiamo è stata approvata nel 2015, quando più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni Unite. E tra l'altro l'approccio collaborativo, questo approccio olistico direi, tra i vari attori è anche in linea con gli impegni presi in occasione del World Humanitarian Summit del 2016, che rappresenta un po' una delle pietre miliari sicuramente del settore umanitario. Tra l'altro l'emergenza in corso ci insegna come la collaborazione, come appunto l'approccio inclusivo dei vari attori è assolutamente necessario, positivo e a mio avviso è un approccio che sicuramente si rafforzerà ancora di più in futuro. Ora vorrei passare velocemente ad analizzare quello che è il ruolo assolutamente strategico delle competenze ingegneristiche nel fronteggiare le emergenze umanitarie e sanitarie e vorrei presentare quelle che sono le soluzioni principali che vengono distribuite durante le emergenze e anche quelle soluzioni che sono state studiate e realizzate appositamente come risposta all'emergenza Covid in corso. Sicuramente quando parliamo di soluzioni che vengono distribuite
seguite durante le emergenze, una delle prime categorie è quella che fa riferimento alle family tents, quindi rifugi temporanei che sono essenziali per la sopravvivenza nelle fasi iniziali di un disastro. Le tende e i teloni sono delle strutture temporanee per adibire appunto rifugi di transizione e forniscono un riparo adeguato che può essere facilmente montato e smontato, così le popolazioni colpite da crisi saranno poi in grado di rientrare nei luoghi di provenienza o comunque di essere reinsediati in nuovi ambienti. Questa soluzione, nell'immagine che vedete ora, è la nuova Family Tent che è stata sviluppata dopo anni di studio e di ricerca dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa. È per questo che sicuramente possiamo affermare che in contesti come questi le organizzazioni non governative e le organizzazioni internazionali lavorano a stretto contatto con le aziende manifatturiere e in questo caso hanno saputo realizzare un rifugio temporaneo che è stato studiato per ospitare una famiglia composta da 5 persone e dunque assicuri una superficie minima di 3,5 metri quadri a persona, appunto dettato dagli standard del progetto Sphere, e un rifugio che sia facile da allestire con delle caratteristiche di peso e di volume accettabile, sostenibile anche per quanto riguarda la logistica e il trasporto. Ovviamente oltre ai parametri di spazio, il rifugio deve rispettare i parametri di adattamento al clima. Dunque la struttura che è stata realizzata è una struttura anche ignifuga che deve essere sviluppata secondo dei processi di produzione che prevedono l'utilizzo di materiali che poi possono essere riconvertiti e riutilizzati in diversi modi. Per quanto riguarda la risposta all'emergenza Covid, sicuramente le soluzioni più richieste e più distribuite al momento rientrano nella categoria delle strutture multiuso o le strutture di magazzinaggio. Le strutture multiuso più distribuite durante questa emergenza sono state sicuramente queste strutture temporanee. Vediamo qui alcune foto di appunto ospedali da campo allestiti per rafforzare le esistenti strutture sanitarie. Qui ci troviamo negli Stati Uniti, ma nella immagine successiva qui possiamo vedere anche un ospedale da campo allestito in Italia, a Cremona. Sicuramente quando parliamo di strategia di risposta all'emergenza, parliamo anche, poniamo l'accento sull'agilità e sull'efficace reattività che anche le imprese coinvolte nella catena di fornitura devono dimostrare. Vorrei farvi vedere come alcune delle soluzioni che erano già disponibili nel nostro proprio portfolio sono state modificate e rese disponibili per l'emergenza Covid. Qui abbiamo per esempio la Legend Medica, che è una struttura che è stata sviluppata nel 2015 a seconda degli standard predefiniti dalla ONG Medici Senza Frontiere, a seguito dell'emergenza Ebola in Africa occidentale. È una struttura speciale perché presenta, come vedete, delle cabine che apposite per i pazienti sospetti e per i pazienti confermati. È una struttura che noi definiamo a vetrina perché appunto le cabine dispongono di finestre, di cabine finestre che permettono poi ai familiari di pazienti di mantenere il contatto a distanza in sicurezza. Questa è un'altra struttura multiuso, leggera, dal design innovativo e dal telaio in acciaio leggera, con una struttura primaria in polietilene.
è utilizzata principalmente come presidio medico o come spazio educativo o alloggio temporaneo. E queste due strutture che erano già disponibili sono state utilizzate durante l'emergenza Covid come quarantine tents. Quindi la struttura multiuso è stata dotata di alcune cabine di isolamento in materiale PE, in polietilene, per creare appunto questi spazi di isolamento a distanza di 2 metri l'uno dall'altro. Oltre alle strutture multiuso, ovviamente abbiamo ricevuto tantissime richieste per quanto riguarda le strutture di stoccaggio, di magazzinaggio, che di solito appunto vengono utilizzate per l'immagazzinaggio degli aiuti, dei mezzi logistici e vengono inviate appunto nelle aree colpite. Nel gergo settoriale, di nuovo, queste strutture così avanzate vengono chiamate MSU, Mobile Storage Unit, e sono strutture in alluminio. Di nuovo, il materiale ovviamente utilizzato è un materiale PVC ignifugo e resistente ai raggi UV, ed è una struttura che è disponibile in diverse dimensioni. Questa stessa struttura è stata può essere utilizzata anche in risposta all'emergenza Covid come un Covid-19 Treatment Center, e qui potete vedere dalle immagini come appunto abbiamo allestito delle nuove caratteristiche, delle nuove appunto aggiunte alla RESO, l'MSU, per trasformarla in un COVID-19 Treatment Center. Io aprirei ora, ci sarebbe la sezione delle domande e delle risposte, e comunque lascerei la mia mail per qualsiasi domanda, qualsiasi chiarimento o curiosità che avete, e poi passerei la parola direttamente al pubblico se avete qualche domanda da farci. Sì, prenderà la parola il nostro addetto stampa Giovanni Capozzi per porre alcune delle domande che sono pervenute. Ovviamente sono tante le domande, per cui credo che ci sarà una cernita delle domande per poter poi andare avanti velocemente con gli altri relatori. Allora, buonasera Gennaro, buonasera a tutti i partecipanti. Sì, sono Giovanni Capozzi. Posso riassumervi le domande, che sono fondamentalmente di tre tipi. E quindi poi passerò la parola a Peppe Maiulo, il quale poi deciderà come smistarle. La prima domanda è limiti anagrafici e di competenza per poter partecipare ad interventi umanitari. Poi ci sono due domande di carattere meramente economico. La prima: l'emergenza Covid comporta, ce lo hanno dimostrato gli interventi che abbiamo già ascoltato, comporta un aggravio di costi sia per la logistica sia per le protezioni, eccetera, eccetera. Aggravio dei costi vuol dire meno risorse poi da destinare all'intervento umanitario tal quale? E poi un'altra domanda: se sono state previste in genere dalle organizzazioni delle coperture assicurative per gli operatori extra relativamente al rischio Covid. E a questo punto io darei la parola, come concordato, a Peppe Maiulo, che potrà poi appunto smistare e eventualmente cominciare lui a rispondere a questo tipo di domande. Grazie. Ok. Posso parlare per la mia organizzazione in merito alla domanda del reclutamento? Sì, abbiamo dei limiti di età, non ricordo precisamente quali sono, però ci sono dei limiti di età, ma spesso e volentieri si trovano nei siti delle risorse umane delle varie organizzazioni, quindi questo esiste, il limite di età. In merito alla seconda domanda, ovviamente anche qui posso parlare per la mia organizzazione, il comitato. La nostra assicurazione, noi siamo sempre coperti da assicurazione sanitaria, copre le pandemie, quindi già eravamo assicurati in merito alla questione Covid, cioè non è stato un problema che abbiamo dovuto affrontare in termini di protezione personale, perché già
le nostre assicurazioni coprivano. In merito alle altre, lascio a altri pannellisti eventualmente rispondere, aprite il microfono. In merito ai costi, certamente i costi vengono a caricarsi sul nostro budget annuale, costi extra dei famosi PPE in inglese, non mi ricordo in italiano come si chiamano, per la protezione personale individuale al Covid, che siano mascherine o così via, rientrano parte nei costi di un progetto. D'altra parte, alcuni progetti Covid fa parte del pacchetto. Anche dare agli eventuali donatori, eventuale staff che appunto fa assistenza a queste protezioni. Non so se qualcun altro dei colleghi. Posso prendere io, sono Giulio De Nersi, consigliere norvegese rifugiati, posso rispondere rapidamente e vedere poi se c'è qualcun altro che vuole aggiungere. E allora, per quanto riguarda la risposta sui limiti d'età, la nostra organizzazione, per esempio, non ha limiti d'età, però dipende anche ovviamente dai ruoli, per cui se. Poi la selezione si fa in fase di risorse umane e si vede se per esempio si giustifica avere una persona di un'esperienza simile per il posto, ovviamente se noi non abbiamo limiti formali d'età. Da quel punto di vista non c'è problema. Per l'assicurazione, le assicurazioni, come diceva Peppe, molto spesso le organizzazioni umanitarie, non quelle di sviluppo, ma quelle puramente umanitarie, spesso hanno delle assicurazioni che coprono ovviamente dei casi estremi, per cui dovendo lavorare in casi di conflitto, c'è il conflitto, c'è la violenza armata e ci sono ovviamente casi di epidemie e pandemie. In alcuni paesi si è provveduto all'evacuazione dello staff internazionale non per ragioni di discriminazione, ma semplicemente per evitare di eventualmente aggiungere peso ulteriore sulle strutture locali, quindi si è cercato di evacuare tutto lo staff che si poteva, ma questo per noi non è un gran problema perché molto del nostro staff è locale, quindi questo non è stato un grosso problema, soprattutto per una sospensione dei voli per raggiungere i paesi di destinazione. E il fatto della trasformazione digitale è anche andato nella direzione di permettere questo tipo di continuità anche con lo staff distribuito. E infine, per quel che riguarda i costi, molto spesso si è cercato di dirottare i costi, è stata una negoziazione molto dura con i fondatori e con i donatori, per cercare di dirottare costi per attività che erano divenute impossibili nella modalità preesistente verso forme alternative di sviluppo dei progetti che insomma hanno servito anche per fondare le basi per una trasformazione digitale, quindi si è cercato di conservare tutte le attività preesistenti e di coprire le spese aggiuntive dirottando alcune risorse. Quindi la domanda è referente anche ai limiti di competenza. I limiti di competenza, io sono formato come giurista, diritto internazionale umanitario, diritti umani, eppure mi occupo di trasformazione digitale. Il settore umanitario è molto flessibile per le competenze orizzontali e il trasferimento delle competenze è una cosa assolutamente normale. Certo non mi permetterebbero di costruire un ospedale. Sì, allora io direi che anche per recuperare un po' di ritardo accumulato nelle varie relazioni, di passare subito al secondo blocco, poi avremo modo successivamente, magari nella parte finale, di porre altre domande ai relatori. La parola passa a Marco Albertini. Sì, buon pomeriggio. Io farò solo un'introduzione molto breve alla presentazione poi di Giuseppe, perché noi lavoriamo insieme entrambi al Comitato Internazionale della Croce Rossa, che è quella parte della grande famiglia della Croce Rossa e Mezzaluna Crescente che si occupa di lavorare in situazioni di conflitto sotto mandato delle convenzioni di Ginevra e quindi di assistere e proteggere tutti i civili in condizioni di conflitto. Questo lo dico come premessa perché il nostro lavoro va molto contestualizzato in questi ambienti che sono molto specifici. Parleremo oggi, presenteremo un caso molto concreto con quello che ha fatto Peppe in Nigeria, ma vedremo anche in generale. Volevo spendere solo due minuti brevemente per dire qual è l'impatto del Covid-19 sulle infrastrutture. Io faccio parte del Dipartimento dell'Unità di Ingegneria nel Comitato Internazionale della Croce Rossa perché gran parte del lavoro dell'assistenza alle popolazioni è infatti il ripristino dei servizi essenziali, che vuol dire servizi di forniture idriche, ma anche di accesso a cure sanitarie in ospedali adeguati. Ci occupiamo di costruzione, di disegno, di prigioni, infrastrutture di diversi tipi, forniture elettriche, power supply e renewables sempre di più. In tutto questo, dopo tanti anni di SILD, in questo momento mi sto occupando a Ginevra del knowledge management.
Quindi in generale, qual è l'impatto del Covid-19 sulle infrastrutture? Queste infrastrutture essenziali, come l'acqua e l'elettricità, sono, come dicevo, parti essenziali del nostro lavoro. No, nel contesto del Covid-19, l'impatto è potenzialmente molto grave e abbiamo preso una posizione di advocacy, di una posizione firmando un documento con altre diverse agenzie per stabilire dei principi molto importanti in questo momento e in questo contesto, nei quali prima di tutto diciamo che l'accesso ai servizi deve essere continuato in questo tempo più che mai e deve essere equo, soprattutto guardando a quelle parti della popolazione che sono più vulnerabili. Tra le nostre popolazioni, in più guardiamo ad esempio ai detenuti nelle prigioni, alle popolazioni in ospedale, ma anche popolazioni che siano rifugiati o che siano sempre di più in situazioni di guerra in contesto urbano. Questa è una caratteristica che ci riporta chiaramente alle infrastrutture di grande scala in contesto urbano. Ed è qualcosa che è relativamente recente rispetto alla tradizione storica dell'umanitario. Questo movimento verso l'urbano ci implica molto di più sull'ingegneria di larga scala, con implicazioni sia in volume e competenze necessarie, ma anche nel lungo termine approccio. Questo approccio che in questo momento nel Covid ha visto compromesse alcune componenti essenziali, perché un approccio che è stato finora di pura emergenza in molti paesi ha per il momento condizionato l'implementazione, ad esempio, di opere di manutenzione ordinaria o anche di manutenzione preventiva, ma così come anche la formazione del personale. Una mentalità che in questo momento di emergenza, che se continuata nel lungo termine potrà avere degli effetti molto deleteri. Un'onda d'urto del Covid che poi si farà sentire ovviamente sulle infrastrutture, ma anche sulle popolazioni a seconda dei diversi paesi. Noi siamo attivi come Croce Rossa internazionale in 80 paesi, anche di più, e come Dipartimento di Ingegneria in questo momento in operazioni in 40 paesi diversi. Ogni contesto è diverso, nei paesi più deboli e meno preparati. Il nostro ruolo è quello di supportare i gestori di servizi e facilitare l'accesso alle forniture dei materiali, alla promozione anche della protezione dello staff che continua a lavorare, quindi i tecnici e gli impiegati nelle stazioni di pompaggio, nei trattamenti di acque reflue, che devono continuare assolutamente come principio fondamentale. Che sia in questo momento l'abilitazione della possibilità di poi realizzare dei servizi di water and sanitation alla base di tutta la prevenzione dell'approccio Covid. Concludo dicendo che è molto importante in questo momento che rispetto a un momento che, ad una situazione che sta accelerando molto una riforma e anche dell'approccio, dello stesso modello di lavoro e di approccio all'umanitario, anche per organizzazioni storiche importanti come quella in cui lavoro, è molto molto importante in questo momento il lavorare insieme. Lavorare insieme, la partnership è una questione che l'effettiva partnership operazionale in questo momento sta accelerando tantissimo, insieme ad altri fattori come la digitalizzazione. E penso che l'incontro di oggi sia in qualche modo anche parte di questo. Noi stiamo cercando di aprire tra le partnership anche molto al settore privato. È un dialogo che vogliamo avere sempre di più. E mi fermo qui, vedrete anche più dal lavoro di Giuseppe. Sono andato molto velocemente, ma per chi volesse continuare questa discussione e contattarmi, può farlo magari direttamente anche sul mio profilo LinkedIn. Grazie e passo il microfono a Giuseppe. Ok, salve a tutti. Facciamo caricare un attimo la presentazione. Direi soltanto un istante che la carico. Sì. Allora, innanzitutto mi collego dalla Nigeria, come dicevo prima, sono ad Abuja, sono un collega ed amico di Marco, abbiamo più o meno iniziato 20 anni fa entrambi in Afghanistan. E appunto adesso vedete nella presentazione ci sono un po' delle slide delle
dei vari momenti di campo. Ognuno di noi che sta presentando potrebbe avere delle presentazioni, delle fotografie simili. Giusto per darvi un'idea, una delle questioni, noi siamo sì ingegneri di campo e molto spesso non abbiamo la cravatta, di solito ce l'abbiamo la cravatta, però questa cravatta un anno e mezzo in Nigeria l'ho usata solo una volta. E ci sporchiamo le mani, come vedete dall'immagine in Bangladesh, dove con la Croce Rossa svedese, dove lavorava con la Croce Rossa svedese, facevamo vedere come si facevano delle latrine. Idem in Sri Lanka nel 2006 con le Nazioni Unite. A volte lavoriamo in contesti con poca sicurezza, come diceva Marco, no? E anche Giulio, lavoriamo in contesti di guerra. Nel Sri Lanka nel 2007 eravamo obbligati a usare i giubbotti antiproiettili con le Nazioni Unite, o in Afghanistan nel 2002 con un'ONG, per andare al campo si passava per dei campi minati, cioè si era obbligati a passare per delle strade tra campi minati. Oggi sono in Nigeria con il comitato, mi occupo di un settore molto particolare come ingegnere, quasi peculiare per il settore umanitario, ovvero lavoro in detenzione. Ovvero il comitato per il suo mandato. Noi dobbiamo tutelare le convenzioni di Ginevra e quindi visitiamo dei prigionieri di guerra. E qui c'è la figura dell'ingegnere che assiste l'autorità detentiva nel paese nel poter migliorare le condizioni dei detenuti. Qui in Nigeria, giusto per darvi uno snapshot, una fotografia del paese, praticamente 3 volte l'Italia in termini di abitazione e in termini di superficie, e in termini amministrativi direi quasi il doppio, ovvero abbiamo un paese dove ci sono 36 stati federali e quello della capitale, cioè sono grosse regioni. Il primo lockdown è stato a marzo. E questo lockdown ha portato, come in altri paesi, tutte le attività si sono completamente fermate, il trasporto altresì fermato, e uffici tecnici praticamente e quelli di altri consulenti sono altresì bloccati. E qui bisogna un attimino contestualizzare, perché molti dei nostri colleghi residenti si sono trovati a stare a casa, ma in contesti come questo non tutti hanno l'energia elettrica, internet non è un bene che hanno tutti, quindi lo smart working non è stato proprio effettivo, diciamo, in molti dei paesi dove lavoriamo. Quindi no, 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 noi nel settore umanitario ci dobbiamo altresì adeguare. Non è che il Covid, come dicevano anche i miei colleghi, partendo da Michele, della piccola onda, è stata un'onda, però spesso in contesti dove lavoriamo in continuazione con grosse emergenze. Quindi comunque abbiamo questo spirito di adattabilità alle situazioni di emergenza come appunto questa del Covid. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato, non potendo avere accesso al materiale, a tende e così via, che cosa abbiamo nei vari stock, soprattutto all'inizio dell'emergenza. E poi abbiamo appunto fatto presente, e Marco è stato uno anche di quelli che ha promosso queste sinergie tra diversi paesi, di trovare competenze dei vari delegati che erano in giro che per Covid o non erano più nel paese o per Covid il progetto non si era fermato, di cominciare ad aiutarci tra di noi. E quindi si sono creati pure queste sinergie che a volte non avvengono anche perché abbiamo davvero un lavoro intenso quando siamo nel field. Inoltre c'è stato proprio il limitato accesso ai siti dove appunto noi normalmente aiutiamo. Quindi abbiamo avuto questa situazione in cui ancora oggi, per esempio, in alcune prigioni noi
non possiamo entrare. Questo è un esempio pratico, appunto, come avete visto prima, pure nella presentazione di Martina, molte organizzazioni, quella nostra che ha delle partnership con la sua organizzazione, abbiamo delle tende e ottimizziamo questo che vedete, un progetto che stiamo realizzando, praticamente è un'area di screening per Covid-19 per una prigione. Ovvero c'è una tenda dove vengono esaminati i detenuti, se appunto hanno sintomi da Covid vengono rimandati a un ospedale o appunto a un posto di salute, se invece no, vanno in quelle altre due tende grandi che vedete, dove si fa la quarantena. Ovviamente anche qui bagni e docce sono tutti temporanei, parliamo di legno, di galvanizzato, e di tarpaulin, dei teloni di plastica. Quindi ci siamo dovuti adattare all'emergenza. Giusto per capire, è importante contestualizzare, perché non è molto del mercato in questi paesi è limitato e molte cose vengono da altri paesi, quindi il Covid ha avuto anche questo effetto che alcuni dei materiali che spesso si chiedono a Ginevra, si chiede all'ufficio regionale, non potevano arrivare. Quindi bisogna vedere con quello che è disponibile localmente. E addirittura qui abbiamo pensato di condividere questa cosa, una piccolezza, è anche un punto d'acqua per lavarsi le mani. Non è una cosa semplice da realizzare nei nostri contesti, in quanto in altri posti si immagina il lavandino, si mette il lavandino, il sapone è fatto lì, casomai si usa pure l'infrared per l'apertura dell'acqua, così non si tocca. Qui non siamo in queste condizioni, dobbiamo spesso avere a che fare in posti dove mettiamo questi punti per lavarsi le mani, che non hanno l'acqua, quindi ci deve essere qualcuno che riempie questi secchi e così via. Bisogna usare materiale locale, appunto, come ho detto fino a prima, c'è la questione che alcune merci vengono da fuori. Per fortuna si sta un po' aprendo. Chiara parlava prima dei voli di WFP, grazie anche a WFP adesso alcuni colleghi stanno ritornando e rientrando in Nigeria. La questione dei costi, ovviamente tutto quello che viene da fuori potrebbe avere un costo maggiore, oltre poi tutti i discorsi di sostenibilità relativi a questi costi. Questo, diciamo, è lo spaccato un po' dell'ingegnere nel field, come Marco diceva, pure io più o meno ho fatto lo stesso suo percorso formativo e poi lavorativo, quindi questi sono se, è il lavoro dell'ingegnere nel field. Adesso passo la linea a Sandra, che dovrebbe essere in Ginevra o in Francia. E ci sentiamo dopo per le domande per le domande. Eccomi qua, buon pomeriggio. Penso che mi sentiate e mi vediate. L'unica cosa che non vedo ancora è come fare adesso, vedo ancora la presentazione di Peppe. Dottoressa, lei è relatrice, quindi può condividere. Ovviamente la presentazione di Peppe rimarrà fin quando lei non carica la sua. Allora, varie cose aperte. Ora, pressione. Chiudere la schermata di Se ha poi testo. difficoltà, posso caricarla io. Allora, condividi lo schermo. Perfetto. Ci siamo, penso, la metto tutto schermo. Ecco qua, dovrebbe essere a posto, giusto? Giusto.
Perfetto. Buon pomeriggio di nuovo a tutti quanti, mi chiamo Sandra D'Urso, vi chiamo, infatti mi collego dalla Francia vicina a Ginevra, nel senso è la Francia oltre confine, ma è un confine di questi tempi, un confine chiuso, è stato chiuso fino all'altro ieri, e come tutti i confini Schengen. Grazie per l'occasione di partecipare, aiutare un po' alla riflessione e all'azione durante questo seminario. Io lavoro con in realtà appunto l'altro lato della Croce Rossa, che si chiama la Federazione Internazionale della Croce Rossa. Sono architetto umanitario per l'appunto e lavoro con una piccola equipe che si chiama Shelter Resettlements. In realtà appunto shelter non è altro che soluzioni abitative in contesti di emergenza, e anch'io lavoro penso da una quindicina d'anni, ho incontrato Peppe per l'appunto 15 anni fa in Sri Lanka, quindi non ci rende più così giovani e avvezzi a questo lavoro. Devo dire che forse prima di iniziare la presentazione volevo dire appunto dei primi giorni del lockdown, un po' aneddotico, però ecco, ero di ritorno dal Myanmar, in fondo mi ero messa in autoquarantena perché da un lato c'erano le notizie italiane che di certo inizi marzo non erano confortanti, e dal resto del mondo, e in realtà a quel punto mi sono accorta di quanta differenza facesse avere accesso ai servizi sanitari, ne avessi avuto bisogno io stessa o i miei figli, la mia famiglia, un alloggio sicuro, anche spazioso, permetteva di isolarmi in caso mi fosse ammalata io di ritorno anche via la Thailandia, il telelavoro da casa, che certo fa una differenza avere un lavoro e poi farlo in telelavoro, un frigo pieno, delle provviste, insomma, la possibilità di veramente non essere in stati esigui, dove in realtà io mi occupo molto di Africa e di Medio Oriente, e ovviamente i posti dove, di cui hanno parlato Peppe in Africa o Marco in Medio Oriente, immaginavo costantemente come se la potesse cavare, ecco, la donna, la madre di famiglia, come me, in uno scantinato libanese, in una bidonville di Rio de Janeiro, dove si dorme a turni nello stesso letto, o in Myanmar stesso, dove sapete bene tra Myanmar e il Bangladesh ci sono alcuni dei campi umanitari più estesi al mondo, e dove se inizia una trasmissione del virus è assolutamente un impatto devastante. Quindi da un lato, certo, mi accorgevo bene che come l'Ebola qualche anno prima è una crisi sanitaria che nel nostro contesto è stata portata avanti dal Dipartimento di Salute, non certo dal mio, dunque è una crisi sanitaria, però di certo era una crisi che dall'inizio, l'ho chiamato anche così intitolato, è una crisi che non è la grande livella, come dite a Napoli, il livellatore di tutto, no, in realtà è una crisi che esaspera queste diseguaglianze e anche delle diseguaglianze dell'abitare, e toccherà fondamentalmente chi vive in contesti, in centri urbani, chi vive negli slum e soprattutto chi vive in spazi congestionati, quindi di certo il mio primo pensiero andava al migrante lavoratore, il rifugiato o anche il senza tetto che vive a New York, diciamo nello schizzo qui a destra, però chi sta fuori e non ha un tetto. Quindi in realtà per noi è iniziata una riflessione dentro la mia equip di due tipi. Da un lato noi come mandato abbiamo in realtà un doppio mandato. Da un lato la federazione qui a Ginevra, di cui faccio parte, appoggia le operazioni, dà delle linee guida e consulenze tecniche come architetti, ingegneri, pianificatori alle società nazionali della Croce Rossa. E quindi per noi dall'inizio cercare di capire ovviamente i paesi più a rischio, l'Iran piuttosto che il Sudafrica, ma anche qui in Francia, capire che cosa stesse facendo la Croce Rossa francese per aiutare senza tetto a Parigi, o anche appunto riuscire a capire quali fossero gli angoli su cui lavorare insieme alle Croci Rosse, fondamentale. Il secondo angolo è l'angolo dello shelter cluster. Il cluster non è altro che l'insieme, diciamo, dei capofila nei vari settori, e di cui la Federazione della Croce Rossa è capofila insieme all'Alto Commissariato dei Rifugiati, dello shelter cluster, per l'appunto coordinare e essere anche in appoggio ai governi nei contesti particolari di crisi umanitarie. Noi, Croce Rossa, per la parte
disastri naturali o di impatto ambientale, eccetera, e la CNUR, dunque l'Alto Commissariato dei Rifugiati nei contesti di conflitto. Quindi in realtà anche lì era fondamentale capire in quali modi possiamo rendere questi programmi consoni e possano ridurre l'impatto del Covid nei contesti in cui lavoriamo. E quindi, ad esempio, la prima ondata ci ha dato le idee iniziali, abbastanza rapidamente, della guida che serviva per mitigare, quindi, dalla distribuzione a questi che chiamiamo gli articoli non alimentari, quindi gli articoli di prima necessità, come possiamo darli minimizzando il rischio di trasmissione, come fare ad adeguare shelter per l'appunto in condizioni in cui si rischia di aggravare il virus perché per il contatto fisico e in contatti congestionati, per cui decongestioniamo, pensiamo a come poter fare con l'appoggio di design, di pianificazione in spazi che siano campi ovviamente, però possono essere anche gli slum di Nairobi ad esempio, per ridurre il contatto fisico o proteggere e preservare alcune persone che sappiamo essere a rischio. Ridurre l'overcrowding, quindi in realtà anche con l'idea della riduzione dei rischi preventiva, perché in fondo sappiamo che non è che gli altri rischi si sono fermati, quindi non ci saranno più terremoti o non ci sono più inondazioni o diciamo disastri indotti da cambiamenti climatici. Quindi anche quello, come facciamo a preparare la capienza di alloggi collettivi in zone sismiche o distanziamento adeguato e capienza nella zona dei Caraibi dove sappiamo che arriveranno cicloni. Quindi questo era fondamentale, capire questo. E poi ecco l'ultimo su cui probabilmente anche ITRC stiamo lavorando molto, sono spazi di isolamento, i spazi di quarantena, quindi erigere gli spazi ad hoc, che non è soltanto diciamo il tendone fuori dall'ospedale, però è proprio capire se si possono trovare altre soluzioni perché la gente possa isolarsi in alberghi, in dormitori, in altre situazioni, e poi vedremo come. Quindi in realtà ecco dall'inizio gli obiettivi strategici per le nostre Croce Rosse in tanti paesi continuano a essere quelli, diciamo, quelli quattro a sinistra, quelli medici, trasporto, messaggi sulla comunicazione del rischio, mantenere i servizi essenziali, però anche ecco, questo per esempio degli spazi di quarantena, come si gestiscono, come si pianificano, farlo in maniera preventiva, e anche la parte di assistenza a tutto quello che è ecco, beni di prima necessità, e come è stato detto dal relatore precedente, come fare a fare lo switch, invece di trasportare cose da un lato all'altro del mondo, possiamo dare appoggio con sussidi, cioè con cash direttamente alle persone che hanno bisogno, e per farlo come possiamo farlo con tutto quello che la tecnologia ci permette. Quindi in realtà qui questa è stata diciamo il proiettarsi direttamente per avere anche un angolo e un ruolo stesso da negli ultimi mesi da avere accanto ai colleghi di salute, e poi ecco ovviamente mentre stiamo in azione cerchiamo di imparare quello che c'è da veramente imparare ogni giorno da questa crisi. Quindi in realtà nell'imparare ovviamente lo sappiamo bene, sembra un po' naif dirlo, però è una crisi urbana, cioè è una crisi che tocca in maniera disuguale chi si trova in centri, in città grandi, l'abbiamo visto in Italia, in Francia, tra mille posti dove stiamo lavorando, dal Cairo a Teheran, quindi e tocca in maniera, ovviamente si tratta a quel punto di avere un approccio che è multirischio, non può essere condizionato soltanto da quello che il Covid ci sta dicendo di fare. È una crisi in cui c'è un impatto socio-economico gigantesco, veramente quasi senza precedenti, e anche questo toccherà persone, come abbiamo detto, da un lato può essere persone che sono migranti, rifugiati, però anche semplicemente persone che al terzo mese non ce la fanno più a pagare l'affitto. E quindi chi non aveva una garanzia su un affitto, un contratto valido, qualcosa che permetta di non essere direttamente sfrattato, stiamo cominciando a vedere che l'impatto del non avere più un lavoro diventa non avere più una casa, e quindi anche lì non avere più una casa significa persone che non hanno più protezione, che sono, diciamo, spesso si ritrovano fuori dal proprio ambiente, dalla propria casa, famiglia, e spesso anche sono
c'è una questione legata allo stigma e alla discriminazione di cui forse accennerò, e quindi in realtà è un circolo vizioso che di nuovo esaspera le disuguaglianze. Come dicevo, ecco, durante tutta questo lavoro di pianificazione, nelle Filippine e in Fiji, alcune delle isole del Pacifico, continuano i disastri, continuano a esserci anche cicloni e risposta a queste situazioni anche violente. Quindi anche lì noi dobbiamo continuare a pensare come facciamo a preparare meglio alloggi collettivi, migliorare le infrastrutture, appunto, cioè, come Peppe diceva, anche solo l'acqua in spazi collettivi diventa fondamentale per non propagare il rischio. Usare o non usare le scuole sta diventando un problema fondamentale. È vero che magari sono chiuse, però questo non significa poterle trasformare rapidamente e poi smantellare una volta che la crisi Covid sia passata. Vado avanti perché il tempo stringe, e quindi in realtà, ecco, la nostra risposta di emergenza si basa su tre pilastri, diciamo, gli orientamenti strategici sono tre. Il primo continua a essere ovviamente salute e acqua, diciamo, ecco, tutta l'area di prevenzione di promozione di igiene in tutti i contesti in cui lavoriamo. Il secondo pilastro, che diventa fondamentale, è misurare l'impatto socio-economico e lì trovare rapidamente risposte. Ad esempio, all'inizio può essere dare soldi in mano ai più vulnerabili, più deboli, perché possano comprare cibo, però poi diventa condizionato, ad esempio, a cercare di capire chi ha perso l'alloggio, chi ha perso casa, e permettere a quel punto con il cash di affittare uno spazio consono per le proprie famiglie. Lavorare su, ovviamente, il tema di protezione, il tema fondamentale di legarsi per bene adesso a influenzare politiche anche a livello delle municipali, o capire quali sono i sussidi che vengono dati alle persone più vulnerabili e prevenire, ad esempio, gli evictions, dunque gli sfratti che stiamo vedendo in vari contesti. Quindi in realtà si tratta, abbiamo lavorato e stiamo lavorando anche direttamente con governi e altre organizzazioni del cluster su dei messaggi chiave, però ecco, messaggi significa direttamente messaggi e azioni legate ai nostri messaggi. Quindi da un lato, ad esempio, con quello che permette la tecnologia, i dati, cercare di prevenire, capire se ci sono casi di persone che perdono le case e quindi non hanno più accesso all'habitat, al loro alloggio, che sia veramente il letto in un dormitorio, perché si tratta dei migranti nel Qatar che vengono espulsi per tornare in Etiopia, oppure appunto riuscire a fare un monitoraggio dei casi che ci sono e quantificarli e capire come queste persone possono essere rialloggiate altrove. E questo ovviamente si tratta di monitorare, e questi dati ovviamente si tratta anche di dati sensibili, cosa facciamo con questi dati e come li utilizziamo per fare anche advocacy. Lo vediamo anche lavorando in Sudafrica, dove il rischio di sfratto o rilocalizzazione obbligatoria negli slum, nelle township, diventa in qualche modo, cioè, usato come pretesto per il distanziamento spaziale. Non avete spazio e quindi vi dislochiamo altrove. E l'assistenza temporanea a persone, ad esempio a persone che affittavano, e la relazione tra landlord e tenant, quindi il fatto di poter dare sussidi perché a questo punto appunto l'affitto non è più garantito. E qui, ad esempio, in Medio Oriente si sfonda una porta aperta, perché tanti sono persone che sono comunque rifugiate in città e diventa molto difficile garantire gli affitti. Monitorare lo stigma. Lo stigma in realtà, ecco, è uno dei lati più brutti di questa pandemia. Il fatto, ad esempio, una discriminazione diretta per chi porta o pensa di essere, cioè, diciamo, chi viene visto come l'untore nelle proprie comunità e quindi viene allontanato, e può essere difficilissimo. Poi abbiamo esempi dell'Africa, però abbiamo anche esempi in questo momento dove lo stigma sta diventando un mix tra la discriminazione etnica che c'è in questi giorni negli Stati Uniti o in Brasile,
e un mix esplosivo di tensioni sociali, etniche, con adesso il fatto di monitorare sul virus e lo stigma. E per ultimo, però, ecco, non è per ultimo, cominciamo a avere esempi veramente importanti, interessanti, della Somalia o d'altro, su delle azioni concrete, cioè delle politiche che cambiano le regolamentazioni, cioè che possono dare ad esempio delle moratorie sulla, delle leggi di moratoria o di, diciamo, di dilazione di affitto o di spese, che può essere la spesa dell'elettricità o semplicemente dell'acqua, che sono essenziali e diventa molto difficile. Dunque, nel lato socio-economico c'è, diciamo, tantissime cose, tantissimi aspetti che stiamo cercando da un lato di monitorare e dall'altro di trovare soluzioni che sono legate direttamente all'alloggio e alla possibilità di safe shelter, come lo chiamiamo in inglese. In realtà, appunto, volevo condensare e dare un po' un angolo diverso da quello che di solito anche utilizziamo in più, che è quello di lavorare molto sulla costruzione di alloggi e di soluzioni abitative collettive, e in questo caso con il Covid ci tocca a tutti reinventarsi e pensare a logiche diverse. Grazie mille, anche qui un paio di contatti, cioè di link delle piattaforme di cui ho parlato: Shelter Cluster, questa di coordinazione, e Prepare Center, su cui molte delle nostre, diciamo, approcci urbani, anche i webinar su questi temi vengono caricati, e il mio proprio link. E passo la palla a Carla, che credo che si colleghi addirittura da Cuba. Grazie mille e sono qua per domande. Come qui, grazie Sandra. E spero che si senta bene. Buon pomeriggio a tutti, io sono Carla Vitantonio e vi parlo appunto da Cuba, dove sono la direttrice di paese per una ONG che si chiama CARE International, una ONG globale che lavora per la riduzione della povertà e la giustizia di genere. Adesso io starei cercando di far partire la presentazione, come sempre non riesco. Anche se avevo provato in prova, Gennaro, magari mi aiuti. Sì. Allora, che difficoltà la condivido io. Grazie mille. Sono poche slide. Il mio lavoro è un lavoro un po' diverso da quello di cui hanno parlato Sandra e Peppe prima di me. Io sono, la mia formazione è la negoziazione professionale. Quindi io lavoro con una squadra di ingegneri, architetti, medici, a seconda del contesto in cui ci troviamo, anche agronomi. Il mio lavoro è soprattutto negoziare con le autorità che il mio team possa lavorare con serenità nel terreno. Mi occupo soprattutto di quei governi che in genere non vogliono negoziare, e infatti ho conosciuto Peppe in Corea del Nord, da lì mi sono spostata nelle zone di guerriglia tra Birmania e Thailandia, e ora sono a Cuba. Adesso quello di cui vi parlerò in questa breve presentazione è un po' il contesto cubano, che è un contesto isolano, quindi un contesto logisticamente molto complesso, e quello che siamo riusciti un po' a mettere in piedi in questi ultimi 3 mesi. Andiamo con la prossima slide. Parlo lei passando il mouse sulla sinistra della diapositiva, c'è ci sono degli indicatori con un numero di pagine e può andare avanti. Perfetto, grazie mille. Okay. Come vedete, avete già scoperto la mia grande dimestichezza con l'informatica. Informazione di contesto. Allora, Cuba si trova normalmente sotto un regime di strettissime sanzioni unilaterali statunitensi, quello che comunemente chiamiamo embargo. Questo significa che anche in situazioni normali noi facciamo fatica a trovare cibo, a trovare anche prodotti per l'igiene personale, ma anche medicine, e c'è difficoltà ad avere tutta l'energia della quale il paese ha bisogno. Quindi spesso ci sono delle interruzioni di elettricità, per esempio. E potete immaginare che durante il Covid, con la chiusura delle frontiere, che come dico al punto successivo è avvenuta il 24 marzo,
tutto quello che riusciva a entrare attraverso le poche imprese che non sono sanzionate dagli Stati Uniti d'America è stato praticamente interrotto. Quindi oggi più che mai ci troviamo, anche noi che abbiamo come stranieri un regime particolarmente vantaggioso, anche noi ci troviamo anche per comprare veramente un pezzo di pane, non sto esagerando, a fare code che possono essere anche di 8 ore. Se questo succede a me, che sono la direttrice di una ONG internazionale, potete immaginare come vive il cubano medio, che in genere vive in una situazione di condivisione delle case, strutture precarie e senza la possibilità di risparmi, quindi che ogni giorno deve uscire a cercare di trovare qualcosa da mangiare. Il secondo punto molto particolare di Cuba è che, come voi che siete italiane sapete, il sistema sanitario cubano è ottimo, è un sistema che io chiamerei di primo mondo, è un sistema all'avanguardia. I cubani hanno delle brigate internazionali che vengono mandate, sono state mandate in Italia in questo caso, ma sono state mandate anche in Sierra Leone durante l'emergenza Ebola nel 2015, per esempio. Sono delle brigate prontissime alla risposta d'urgenza e che sono veramente l'orgoglio del paese. Anche all'interno del paese il sistema sanitario è ottimo, ma c'è un problema, che non ci sono né macchinari né medicinali, quindi sebbene l'assistenza sanitaria sia buona, tutto si basa soprattutto sulla prevenzione, perché una volta che qualcuno si ammala è molto difficile riuscire a gestire. Anche per questo il paese ha chiuso tutte le frontiere. L'ultima cosa che vorrei dire è che l'embargo viene parzialmente aggirato dalle ONG che non hanno il cosiddetto waiver, ovvero un'esenzione, ma attraverso ovviamente le nostre reti internazionali abbiamo la possibilità di importare quei beni che il paese in questo momento non può importare. Quindi la nostra azione oggi più che mai è fondamentale per il paese. Quali sono stati i bisogni identificati dalla popolazione? Allora, noi questi bisogni non li identifichiamo inventandoceli ovviamente, ma come organizzazione non governativa abbiamo sempre diretto contatto con delle associazioni e anche delle ONG locali che ci fanno ritornare i diritti più impellenti della popolazione. Allora, sicuramente supporto alle fasce più vulnerabili, che come sappiamo il Covid sono state gli anziani, ma anche le donne, che a Cuba quasi l'80% delle persone che si occupano di caregiving, quindi i cosiddetti badanti, sono donne, dunque sono una fascia estremamente esposta. L'altro problema impellente è l'educazione alla prevenzione. A Cuba la percezione del rischio è bassissima e soprattutto a causa della povertà e appunto della scarsezza di beni, la gente sta in mezzo alla strada, anche se ufficialmente non si potrebbe. Quindi una necessità di educare le persone a prevenire il Covid e anche le altre malattie respiratorie e non solo. Non ci dimentichiamo che qui a Cuba questo è periodo di dengue e periodo di malaria, per cui anche se in genere queste malattie vengono tenute sotto controllo, in questo momento ovviamente una diffusione di queste infezioni potrebbe essere veramente tragica. Il terzo punto è supporto all'impiego. Cuba vive praticamente di turismo. Turismo chiuso, la disoccupazione è salita alle stelle. Disoccupazione soprattutto femminile, perché sono soprattutto le donne impiegate nel settore turistico e alberghiero. E come ho già avuto modo di dire in precedenza, supporto alla sicurezza alimentare del paese. Il paese dipende al 70% dalle importazioni, quindi con importazioni chiuse quasi del tutto a causa della scarsezza di valuta forte, perché non c'è turismo, è molto difficile per il governo provvedere alle necessità della popolazione. Che cosa abbiamo fatto come care internazionale? Prima di tutto un disclaimer: in realtà, come avete visto anche dalla presentazione di Peppe e di Sandra, le risposte, indipendentemente dal paese, sono un po' quelle, perché le necessità delle fasce più vulnerabili sono molto simili e sono i bisogni primari. Noi abbiamo cercato di agire in consorzio con delle ONG locali che ci garantiscono l'accesso diretto ai beneficiari, quindi di accorciare la filiera che arriva dal momento logistico dell'importazione al momento in cui le persone ottengono il vero beneficio.
Quindi le componenti sono state tre, sono tutte interrelate in una logica che in uno slang di ONG chiamiamo nexus, ovvero in una logica che va senza soluzione di continuità dalla prima risposta d'urgenza a un pensiero di resilienza, ovvero a come fare in modo che la comunità aumenti le proprie capacità di rispondere autonomamente in futuro a questo tipo di emergenza. Le componenti sono, come vedete, educazione e prevenzione, accesso all'igiene e alla salute per i gruppi più vulnerabili e incentivi alla produzione alimentare. Educazione e prevenzione attraverso sia cose standard, campagne su Facebook, campagne televisive, produzione per esempio di foglietti su, per esempio, immaginiamo una persona disabile, una persona sorda che deve mettere la mascherina. Come fa questa persona a farsi capire se tutto dipende da come questa persona può leggere il labiale del suo interlocutore? O una persona cieca, una persona che sta in sedia a rotelle, che ha bisogno di pulire continuamente la propria sedia a rotelle perché si infetta. Tutto questo lo raccogliamo in alcuni foglietti accessibili per le badanti e anche per gli stessi beneficiari diretti. La seconda componente, abbiamo identificato gli ospizi, le case per anziani più vulnerabili. In due di queste ci sono stati proprio degli eventi grossissimi con dei morti di diffusione del Covid e abbiamo provveduto il classico kit di accesso all'igiene che va dal sapone alla biancheria intima, a accessi un po' più sanitari tipo i pappagalli per favorire l'urinazione, eccetera. Tutto questo con un focus che cerchiamo di fare in modo che sia un po' sensibile al gender, no? Quindi al fatto che il beneficiario è donna o uomo e quindi possa avere dei bisogni differenti. Anche nella produzione di questi kit cerchiamo di dare uno sguardo alla sostenibilità ambientale, quindi evitiamo per esempio le mascherine monouso e abbiamo invece formato delle sarte che preparano delle mascherine in tela. In questo modo da un lato sosteniamo l'ambiente e dall'altro stiamo cercando delle occupazioni per queste donne che avevano perso il lavoro. Incentivi alla protezione, alla produzione alimentare, e qui, come vi dicevo, l'incentivo è veramente nella logica del lungo periodo, quindi non diamo cash, non diamo riso o alimenti, anche perché in un sistema come Cuba è impossibile perché lo Stato se ne occupa. Invece quello che facciamo è identificare delle fincas, delle fattorie. Spesso i leader di queste fattorie, sono delle donne o queste fattorie hanno delle componenti femminili molto alte e provvediamo tutti quegli attrezzi e formazioni che queste donne non possono ottenere a causa dell'embargo, a partire dal classico rastrello fino per esempio a un impianto di irrigazione che sia a pannelli solari o addirittura dei piccoli impianti fotovoltaici per favorire l'accesso all'elettricità della fattoria, di tutta la fattoria. E come vedete qui ho un po' sottolineato alcune delle cose che ho appena detto e ci sono alcuni fattori in aggiunta a quello che ho già detto. Il primo è quello che dico nel punto 2, l'attenzione veramente al biologico e alla sostenibilità ambientale in un'isola come Cuba, che è un'isola veramente super sfruttata, che è chiusa da 60 anni, per cui il terreno è stato abituato alla monocultura, la terra non è più fertile, c'è bisogno di reintrodurre dei sistemi di agricoltura integrata, tradizionali, che permettono al terreno di rigenerarsi. La seconda cosa è che tutte le importazioni, perché abbiamo bisogno di importazioni, questa è un'isola, sono state fatte attraverso di noi e anche nella maniera più rapida ci vogliono 2 mesi. Nei 2 mesi che vanno dal momento in cui otteniamo l'autorizzazione all'importazione all'arrivo dei beni nel porto, si fanno tutte le attività di formazione e di educazione per i beneficiari. Infine, e questo lo sottolineo anche rispetto a quello che dicevo all'inizio, il coinvolgimento in tutte le fasi delle autorità locali. Quindi da un certo punto di vista, io lo sottolineo perché questo è un approccio che non è di tutte le ONG, noi veramente cerchiamo di accompagnare il governo locale
alla risposta al Covid e di non sostituirci e di non duplicare gli sforzi che fa anche il governo locale. Se non mi sbaglio, ho finito. So che c'è una sessione di domande e risposte. Io purtroppo non ho messo il mio indirizzo email, ma lo posso mettere nella sezione di domande e risposte per chi è interessato. E grazie a tutti. Passo, credo, la parola a Peppe. Penso Giovanni a questo punto con le domande. Sì, la parola dovrebbe prendere Giovanni Capocchi. Prego Giovanni. Mi sentite? Ho una certa lentezza nell'attivazione del video. Ti sentiamo perfettamente, vai pure. Vabbè, allora il video ve lo posso anche risparmiare. Allora, la domanda, una domanda che è stata posta da più relatori, da più partecipanti. La crisi economica in atto fa prevedere una diminuzione delle donazioni? E eventualmente come si farà fronte a questo problema? Poi un'altra domanda, si prevede che la crisi della pandemia determinerà un aumento della domanda di risorse umane da destinare alle missioni umanitarie e come cambierà, se cambierà, il mix delle competenze necessarie per questo tipo di interventi? Ok, prendo la parola in merito alla questione delle risorse. Ovviamente qui chiedo ai miei amici di entrare perché davvero dipende dalla struttura che facciamo parte. Comitato internazionale, prego Marco, entra anche tu in merito. Noi abbiamo dei grossi donatori, abbiamo delle donazioni che sono praticamente basate anche dalle convenzioni di Ginevra, quindi a livello di fondi per il prossimo anno ci aspettiamo probabilmente una diminuzione, ma credo che non abbiamo un grosso impatto sui fondi. Non so Marco se da Ginevra ci sono altre tipi di informazioni, ma a livello di field sembra questa la sensazione. No, è corretto, penso che nel corto termine, anzi, abbiamo un livello di fondi che è simile all'anno scorso, se non anche leggermente migliore, nel corto termine. Nel medio-lungo termine però ci stiamo preparando per una stagione che sarà molto diversa, ci prepariamo al fatto che governi che abbiano altre necessità domestiche, probabilmente come priorità, e ci stiamo preparando anche con una sorta di trasformazione interna. E questo penso che sia valido per molti. Ok. Vai. Mi senti, Peppe? Sì. Sì, forse è una riflessione congiunta. Anch'io penso che forse nel breve termine, in realtà, ecco, i fondi per Covid non diminuiscono, anzi, il problema vero è che rischia di far dimenticare tante altre crisi, che sono un po' le crisi dimenticate, o paesi che in realtà erano già fragilissimi. Pensiamo a uno Yemen piuttosto che a alcuni paesi che sono veramente già sull'orlo di tante altre crisi, e ecco, tutti i soldi che vengono destinati e diciamo etichettati che devono essere spesi unicamente sulla crisi Covid, in realtà è un po' è senz'altro penalizzante per paesi che affrontano tante crisi in simultanea. Ciò detto, anche io penso che per avere un occhio su tutte le Croci Rosse, insomma, nazionali, il problema, diciamo, forse che prevedo è molto il fatto di ridestinare fondi al domestic, no? Giustamente alla crisi interna al paese, e questo significa diminuire la possibilità di avere risorse per l'appoggio internazionale. E come sappiamo, io insomma in realtà ho la deformazione da chiesto delle volte quando spiego la Croce Rossa come siamo fatti, è che i pilastri stessi, cioè una casa costruita sui pilastri delle 192 società nazionali, Croce Rossa italiana, francese, egiziana e chi più ne ha, quindi in realtà i pilastri sono loro, e poi c'è una doppia falda del tetto, da un lato la Croce Rossa
internazionale, la federazione che in qualche modo coordina le società della Croce Rossa in casi di disastri naturali e, come abbiamo sentito, il Comitato per situazioni di guerre. Quindi in realtà questa casa regge tutta la sua struttura sulla capacità delle Croce Rosse nei vari paesi, e se i pilastri in qualche modo adesso sprofondano o riescono a tenere sotto altre condizioni, è quello che dobbiamo monitorare e sostenere in realtà la struttura per poter essere efficaci, ovviamente lì dove serve, sul terreno, le popolazioni più bisognose. Questa è un po' la mia riflessione naive, si può, però ecco, e cercando di capire gli scenari di cui il primo relatore parlava. Si tratta sempre di immaginare degli scenari che possono o non possono essere quelli che vivremo tra 6 mesi e un anno. Posso intervenire con una opinione un po' più forse triste, perché invece il Covid sulle ONG già si sente, avete forse sentito, chi di voi è più addentro, della chiusura di 20 uffici paesi da parte di Oxfam, che è una delle ONG più grandi, che ovviamente era entrata in una crisi già 2 anni fa, ma che è stata veramente bastonata dal Covid, e è probabile che tutte le grandi ONG mondiali a breve termine saranno ristrutturate. E noi come CARE e come tutti già sentiamo un calo delle donazioni, perché le nostre donazioni sono donazioni spontanee o sono donazioni degli stati, però più flessibili di quelle alle quali accedono la IFRC, ICRC, la Croce Rossa Internazionale e la Federazione. Quindi molti stati usualmente donanti ci hanno già detto no, scusate, quest'anno i soldi dobbiamo. E sicuramente questo porterà a chiudere degli uffici, porterà a chiudere delle operazioni che non sono di prima necessità urgente nel corto periodo, e porterà moltissime ONG a dover rivedere la loro maniera di lavorare. Io purtroppo penso che questa pandemia sta affettando moltissime delle ONG, specialmente le più piccole. Per l'altra domanda era un po' la questione delle competenze. Personalmente sono ingegnere e lavoro in un settore specifico, ma in generale il settore umanitario è sempre abituato a un'immensità di competenze. Se sono ingegneri, avete visto solo tra i relatori, praticamente copriamo tantissimo delle competenze di settore. Paradossalmente parliamo di Covid-19, non c'era un sanitario tra di noi, eppure tutti stiamo affrontando questa emergenza, quindi ci sarà sicuramente un adeguamento del settore. E mi permetto di fare una domanda che a Martina a Dubai, perché col settore privato noi appunto ci lavoriamo tutto il giorno. Volevo capire la prospettiva dal settore umanitario verso l'umanitario, se vedete che ci sono ancora gap, che cosa si può fare, quali sono le eventuali opportunità che voi vedete con il Covid-19, non, anche questo evento probabilmente unico rappresenta un'opportunità. Sì, eccomi Peppe, grazie per la domanda. Stavo ascoltando con attenzione tutte le osservazioni degli altri relatori. In realtà, come abbiamo già cercato di spiegare, il settore umanitario si configura oggi in maniera molto diversa. Abbiamo visto che appunto ne fanno parte una miriade di attori, come abbiamo detto prima, attori tradizionali e non tradizionali. Per quanto riguarda il settore privato, noi siamo estremamente felici nel ricevere gli inviti a partecipare appunto a queste piattaforme, che si dimostrano appunto come piattaforme di incontro tra i diversi attori e ci permettono anche di capire meglio quali sono le esigenze
del settore, di voi professionisti che appunto operate sul campo. Quindi questo tipo di dialogo, questo tipo di riflessioni sono assolutamente ritenute, insomma, considerate in maniera positiva. Per quanto riguarda le sfide attuali e le opportunità future, le sfide attuali sono sicuramente quelle a cui accennavamo prima. La catena di approvvigionamento ha subito dei ritardi non indifferenti, dovute purtroppo alle restrizioni, al lockdown locale, ma anche all'interruzione di quelle che sono di solito i servizi di trasporto di trasporto tradizionali. Sono state queste le sfide maggiori e continuano ad esistere ancora. Dal punto di vista di azienda manifatturiera, posso dire che noi, in termini insomma di produzione e di distribuzione di quello che facciamo, dei no relief items, non ci siamo mai fermati, perché appunto, anche se ovviamente in Pakistan ancora c'è un periodo di lockdown che sarà esteso poi tra l'altro fino a fine giugno, però con tutte le misure che abbiamo adottato dall'inizio di questa emergenza, rallentando ovviamente i ritmi di produzione per rispettare tutte quelle che sono le distanze di sicurezza, abbiamo dovuto ovviamente anche ridurre molti turni di lavoro, ma comunque abbiamo cercato di mantenere una sorta di continuità, perché ovviamente il nostro lavoro, cioè il fatto di poter attivare la catena di approvvigionamento in maniera rapida, è assolutamente fondamentale, soprattutto in questo periodo. Per quanto riguarda le opportunità futuro, solo una breve nota. Sicuramente abbiamo ancora tantissimo da imparare dagli esperti del settore umanitario, e le opportunità sono quelle di uno sviluppo appunto e un'adattabilità dei prodotti che già sono esistenti. Quindi anche il fatto di includere nel settore umanitario quelle che sono capacità sempre più tecniche, no? Le skills che appunto appartengono poi agli ingegneri piuttosto che agli architetti, è sicuramente un'opportunità importantissima per quello che riguarda il futuro del settore umanitario. E personalmente l'ultimo commento, e poi lascio la parola agli altri, quello che io mi aspetto e che credo succederà nel settore sarà appunto quello un approccio proprio ancora più collaborativo, di non divisivo, anche inclusivo tra tutti gli attori. E oggi sicuramente questo evento ha dimostrato che una collaborazione, una riflessione tra tutti noi è assolutamente possibile, e speriamo che tutto ciò appunto si poi trasformi in un'azione positiva che abbia un impatto e aiuti molti. Bene, io direi di avviarci alle conclusioni, siamo già oltre di 18 minuti rispetto all'orario di conclusione previsto. Ovviamente è stato del tutto giustificato e anche interessante, ci sono più e più complimenti da parte dei partecipanti per i contenuti di cui si è parlato, però ovviamente, come anche le cose belle, hanno una conclusione. Credo che sia doveroso ringraziarvi nuovamente, però io voglio lasciare doverosamente per le conclusioni e per i saluti finali la parola al Presidente Cosenza. Da parte mia vi ringrazio per sia i partecipanti che i relatori. Parola a te, Presidente. Sì, no, io non solo ringrazio, ma sono orgoglioso di vedere questa Italia, voi così, così dinamici, così, come si dice, in varie discipline, compresa la mia ingegneria, resilienti, ma che poi e alla fine hanno la sciarpa del Napoli come Peppe Magliulo, come lo stemma dell'Italia su un frigorifero che pure vedevo su uno sfondo. Quindi io davvero lo so che sembra molto enfatico quello che dico, ma davvero mi viene dal profondo del cuore. È una bellissima, uno bellissimo spaccato. È di una cosa complessa, diciamo, da professore vorrei dire
è un sistema di sistemi, quindi ognuno di voi rappresenta un sistema, ma poi tutto è fatto da un sistema di sistemi in cui ci sono i piccoli donatori, i grandi donatori, gli stati, il pubblico, il privato, una estrema complessità in un mondo estremamente, diciamo, difficile e complesso. Quindi io davvero sono molto orgoglioso di questo evento e ringrazio di nuovo Gennaro Annunziata come organizzazione locale e Peppe Magliulo come organizzazione globale, voi che avete trovato il tempo, nonostante, diciamo, le difficoltà, i fusi orari ed altre cose, per partecipare a questo bellissimo, diciamo, pomeriggio. E ci sono stati, io lo vedo, insomma, quasi sempre 500 circa partecipanti, ci sono anche adesso, nonostante quando si sfora tutti scappano, non è andato via nessuno. Io dico ai partecipanti: vi ringrazio per aver partecipato, ma per favore diventate anche gli ambasciatori di tutto quello che avete ascoltato in giro, perché questo è un evento importante. Diciamo, tutti noi abbiamo avuto il privilegio di ascoltare tante voci così articolate, appunto un sistema di sistemi, quindi credo che abbiamo anche il dovere di diffondere quello che abbiamo ascoltato, la complessità, questo mondo così complesso, questo mondo così, così importante. Anche io ho avuto la fortuna di girare molto per il mondo, quindi qualche cosa la conosco anche io di persona, ma insomma davvero è qualcosa di cruciale, di fondamentale, e può essere qualcosa che resiste, deve resistere anche a questa emergenza. Quindi io spero che non ci sia un egoismo di stati, di privati, di piccoli donatori che cedano, diciamo, perché poi è proprio in questi momenti che bisogna dimostrare la cooperazione complessiva. Un evento bellissimo, sono orgogliosissimo, davvero vi ringrazio di cuore a tutti, siete persone meravigliose. Io spero sempre di poter organizzare qualcosa di strutturato, lo dico da professore, su Napoli, su questo mondo. Con Michele, con Peppe, insomma con altri, tanto più che, come dicevo, in fondo questa emergenza ci ha insegnato anche questa teledidattica, che alla fine è così efficiente, ce la sognavamo un evento così con i sistemi tradizionali. Quindi diciamo anche si può fare qualcosa di strutturato ma allo stesso tempo semplice, che arriva ovunque e che non costa neanche molto, anche per far diventare delle discipline vere e proprie tutto ciò di meraviglioso che avete detto. Quindi io mi fermo qui, grazie ancora a tutti, un saluto a tutti i collegati e un saluto affettuoso davvero, non ci conosciamo di persona, ma un saluto affettuoso davvero a tutti i partecipanti, e alla prossima, e Peppe alla prossima in curva B ovviamente. Arrivederci a tutti.